Buongiorno a tutti, questa mattina abbiamo un folto e nutrito gruppo di, io li chiamo di saggio, comunque di addetti ai lavori, per un tema che penso non soltanto la cronaca, ma tutto l'impegno sia dei gruppi comunali, dirigenziali, più istituzioni sono coinvolte in questo e una grandissima parte di popolazione che è la popolazione dei genitori, in attesa di capire anche che cosa potrà succedere a settembre con questo tema ancora punto interrogativo, riapertura delle scuole. Faccio da telefono, Ecco, lasciamo stare. io credo che possiamo dire così, se voi chiudete i microfoni, giusto per capire. Se io ho un ritorno di voce dentro. Al momento noi organizziamo questo incontro come una sorta di tavola rotonda molto poco strutturata, quindi non c'è una vera scaletta e non c'è un programma definito. Ho chiesto e ringrazio le persone che hanno deciso di aderire di rappresentare un po' una piccola narrazione e testimonianza del loro punto di vista. Quindi abbiamo una componente di amministratori pubblici, una componente di dirigenti di servizi comunali all'infanzia, alla pubblica istruzione e una componente di dirigenti scolastici delle varie fasce. Quindi in qualche modo abbiamo rappresentato un po' tutti gli attori, forse non tutti gli attori, ma la parte degli attori principali sicuramente sì. E visto che ci siamo impegnati a stare nelle 2 ore, perché lo riteniamo un primo punto, in attesa di definizioni più precise da parte dello Stato, delle regioni, del MIUR e quant'altro, noi ci rivedremo e chiedo già ai partecipanti ovviamente di riproporre la data al momento giusto per poter fare l'upgrade, l'aggiornamento di questo stesso incontro. Allora, io presento i presenti e allo stesso tempo do un po' una scaletta anche in base alle esigenze delle agende personali che oggi sono davvero impegnate su più fronti. Quindi abbiamo per la parte amministratori pubblici Lucia Baracchini che è sindaco di Pontremoli, ma veste anche il cappello di dirigente scolastico di un istituto superiore. Susanna Salvadori che è l'assessore alla pubblica istruzione, ma anche al bilancio del comune di Poggi Bonsi. E quindi abbiamo la parte dei dirigenti scolastici che in questo momento sono rappresentati per la parte superiore, quindi da Lucia Baracchini, da Cristina Boracchi. E in collegamento telefonico al momento Natale Necchi, che è rappresentante, cioè è il dirigente dell'Istituto Comprensivo di Settimo Vittone, provincia di Torino. Noi abbiamo cercato, come già abbiamo fatto con i centri estivi, di dare un taglio per quelle che sono le regioni maggiormente coinvolte nell'adesione alle proposte di Upel, e quindi Lombardia, Toscana, Emilia. Però evidentemente sappiamo che sono collegati anche altri soggetti di altre regioni. Il tema è trasversale, quindi cercheremo di dare un taglio il più nazionale possibile con delle connotazioni regionali. In questo, l'altra parte, quindi, che è quella della dirigenza comunale, quindi dei tecnici, Lorena Corio, Comune di Varese, Gabriele Ventura, che è Comune di Bologna, ma io l'ho invitato anche come ANCI perché ci racconta un po' e ci inquadra un po' il tema di a che punto siamo. Mara Pepi, Comune di Arezzo, Patrizia Vannini, Comune di Poggi Bonsi. Ho anche invitato Felice Monaco perché ritengo che a chiusura di questo intervento una pillola di notazione, così considerazione sul tema della sicurezza in generale delle scuole meriti sicuramente. Felice Monaco, Ordine degli Ingegneri Nazionale e già responsabile, direttore sicurezza Comune di Bologna, abbiamo già visto come mio invitato special guest per i centri estivi. Allora io veramente su questo tema direi che è giusto che faccia un passo indietro e davvero soltanto gli onori di casa in quanto direttore scientifico di Upel Welfare, che a questo punto meriterà anche un capitolo speciale a Upel Scuola. Però ecco, io sono davvero soltanto a tirare un po' le fila. Sullo sfondo, preziosissima, indispensabile, Claudia, che non vuole parlare in qualità di assessore, ma che in realtà meriterebbe tutta la nostra considerazione perché è assessore alla pubblica istruzione di un piccolissimo comune della Valsassina. Io spero che
trovi il coraggio di dire due parole su come un piccolo comune deve affrontare adesso questi grandi temi che sono assolutamente identici a Milano e anche a Rocca Pizzo Papero di sopra, va bene? Allora, cominciamo quindi, Gabriele, vi chiedo interventi ovviamente stringati per consentire più o meno nelle due ore di starci dentro, anche perché per quello che riguarda tutti appunto abbiamo altri impegni, però è giusto, come dire, dare lo spazio, sennò che senso ha? Quindi cerchiamo solo di essere sintetici e mirati al tema di competenza. Lascio la parola subito a Gabriele Ventura che ci darà un po' un inquadramento per poi passare a Susanna Salvadori, Lucia Baracchini e via andare avanti. Ok, Gabriele, a te la parola, io mi chiudo il microfono. Buongiorno a tutti, il mio compito è fare un po' un'introduzione e vedere a che punto siamo alla data di oggi a livello nazionale, poi dirò qualcosa su come si sta muovendo l'Emilia-Romagna, ma proprio per titoli. Allora, occorre tener conto che c'è una partizione dell'universo del sistema nazionale di educazione e istruzione previsto dal decreto 65 fra i servizi educativi 03 e il sistema nazionale di istruzione che comincia 3 anni e va in su. Ci sono situazioni differenti in relazione al tema di oggi, nel senso che mentre per quel che riguarda il sistema nazionale di istruzione sono già stati fatti decreti di indirizzo, un piano nazionale e gli uffici scolastici regionali stanno definendo ulteriori indicazioni attuative, per cui la prima raccomandazione è: guardate il piano nazionale, andate a vedere cosa dicono gli singoli uffici scolastici regionali su qualunque oggetto, che sia l'organizzazione, l'orario, i dispositivi, gli arredi e compagnie cantanti. E quindi per la parte piano nazionale scuola ci sono delle indicazioni, sono un po' lasche per la parte 3-5, nel senso che sono più lasche che negli altri ordini gradi di scuola per evidenti motivi. Anche il concetto di metro statico, su cui ci intratterrà credo Monaco poi alla fine, fa differenza se ci sono i banchi alla cattedra o non ci sono i banchi alla cattedra. Nelle materne non ci sono i banchi alla cattedra, e per quanto abbiamo detto nessun distanziamento e abbiamo detto nessuna mascherina per i bambini, per gli adulti sì, poi rimangono delle questioni come si calcola per esempio il rapporto metro quadro alunni iscritti, la ricognizione degli spazi. E ci sono differenziazioni, ahimè, che sono quasi plesso per plesso, non istituto per istituto, perché dipende dall'anno di costruzione della scuola, da come è fatta la scuola, se l'istituto tecnico, per dire, ci avrà i laboratori, c'è la questione della gestione dei dormitori nelle scuole materne, dei prolungamenti orari, ci sono dei dettagli che vanno tematizzati in modo molto preciso, ma è difficile farlo a livello nazionale. Bisogna farlo sulla base delle indicazioni degli uffici scolastici regionali e poi sulla base di ogni soggetto gestore che fa parte del sistema nazionale di istruzione, quindi dirigenti scolastici statali, soggetti gestori di scuole materne paritarie, comuni in quanto gestori di scuole dell'infanzia paritarie, ognuno deve adattare la sua situazione a quelle che sono le indicazioni nazionali. Resta assolutamente determinante dal mio punto di vista, anche dal punto di vista dell'ANCI, ragionare in termini di sistema integrato, nel senso che è impensabile che non ci siano delle indicazioni che valgono per tutti i soggetti gestori, forse non per il calendario, perché dipende cosa scrive ogni regione. La nostra è già deliberata, però per dire ha scritto: cominciamo il 14, per le materne ogni soggetto gestore è abilitato ad anticipare, mettendosi d'accordo con il comune competente. Quindi già su questo c'è da andare a vedere come stanno le cose. E finisco qui per adesso. Salvo che per gli enti locali ci sono altre complicazioni che valgono sia per i nidi che per le materne. Per esempio i limiti di spesa sui contratti a tempi determinati, che sono ancora quelli. Se dobbiamo adeguare gli organici bisognerà cambiare quella norma. Poi c'è la questione del personale docente. Ci hanno abilitato a usare anche i laureandi di scienze della formazione primaria, come fanno in Finlandia peraltro da anni, la scuola più bella del mondo, la Finlandia, secondo l'OSCE.
ci hanno abilitato noi comuni a usare se manca le maestre educatori laureati di nido, delle graduatorie, benissimo, però i limiti di spesa ci sono ancora e bisogna vedere se le graduatorie sono vigenti, sono scadute, bisogna rifarle. Non parliamo poi del personale ausiliario, ma questo vale anche per lo Stato, perché se c'è una cosa sicura è che bisognerà rinforzare le prestazioni di igienizzazione, pulizia e quant'altro. Quindi che ci sia l'appalto delle pulizie o che ci sia solo personale ausiliario dipendente, quella è una cosa più che sicura, così come più che sicuro che ci vogliono i dispositivi, eccetera, eccetera. La finisco qui perché sennò andiamo troppo per le lunghe. Voglio stare 10 minuti e ovviamente la Claudia e Nicoletta mi tirano per la giacca se debordo. Per la parte 03 siamo anche messi peggio, perché non ci facciamo mica mancare niente. Siamo messi peggio da prima della pandemia e siamo messi peggio adesso che nel post pandemia. Cosa intendo? Io trovo veramente bizzarro che ancora non ci sia, dopo 3 anni dall'approvazione del decreto 65 che ha portato i nidi sotto il Ministero dell'Istruzione, che non ci sia un ufficio al Ministero dell'Istruzione dedicato a questa cosa, per cui spero che non si offenda nessuno, ma vigliacco trovarne uno che ci capisce qualcosa di servizi educativi al Ministero. Cerini, che è in pensione e che presiede la Commissione 06, ma non c'è altro. La cabina di regia che doveva essere istituita con rappresentanti dei comuni, delle regioni, del ministero, non è stata istituita. Il calendario scolastico non esiste né a livello nazionale né a livello regionale, non mi risulta. E ci troviamo in una situazione bizzarra, fonte di conflitti, perché deriviamo il calendario scolastico dal contratto nazionale e da eventuali regolamenti interni dei soggetti gestori. Una cosa fuori dalle grazie di Dio. Perché non è logico, nel senso che il calendario scolastico lo fa l'autorità competente, nel caso della scuola è la combinazione dell'ordinanza ministeriale e della delibera regionale che poi determina di fatto il calendario scolastico, e sono differenti da regione a regione. Beh, nel nido non c'è né l'uno né l'altro e continuerà, temo purtroppo, a non esserci né l'uno né l'altro. Ma questo è soltanto un aspetto, poi ci sono le legislazioni sui servizi 03 che sono diverse da regione e non tutte le regioni hanno fatto una legge, ci sono in alcune regioni che hanno solo una delibera, ci sono dei livelli di prestazione differenti sul territorio nazionale da nord a sud, ma anche di rapporti numerici per fargli organici, tant'è che doveva essere fatto un lavoro in cabina di regia di rilevazione delle medie per provare a impostare un discorso di orientamento, perché poi resta vero che la legislazione regionale è quella che fa testo, per provare a omogenizzare sta roba su scala nazionale, i minimi e i massimi, mica niente di tutto questo è avvenuto. Per cui quando la Nicoletta chiede ma cosa facciamo a settembre con i bambini da 9 a 36 mesi, fa riferimento alle indicazioni che sono state date per i servizi estivi 03, che non c'entrano nulla, va sicuro, col funzionamento dei nidi da settembre in poi, anzi i servizi estivi 03 sono stati un'invenzione estiva che non esisteva in natura, l'hanno codificato con un decreto dopo, ma non esisteva mica il servizio estivo 03 prima, ma neanche nelle legislazioni regionali, e questo è un altro problema che si collega col calendario scolastico, perché si può parlare di servizio estivo solo se hai definito il calendario scolastico, no? Se manca il calendario scolastico come fai a parlare di servizio estivo? Hanno parlato di servizio estivo perché avevano chiuso i servizi ordinari, per così dire, e li hanno mantenuti chiusi tuttora, sono tuttora chiusi. Quindi qualcuno ci ha provato, a Bolzano hanno fatto delle improvvisazioni, grazie, hanno aperto il nido per i dipendenti delle ACI, ma anche pure che non garantiscono il servizio per gli operatori della sanità. Ma sono tutte improvvisazioni, sono tutte cose che hanno un limite. I rapporti numerici per i servizi estivi sono insostenibili, inattendibili come punto di riferimento per il funzionamento dei nidi a settembre. È poco ma sicuro. Dopodiché qualcuno, si spera, stia ragionando a livello locale, qualcuno a livello nazionale, io sono uno di quelli che ci prova, con Cerini, con Nutini, a livello di ANCI, con altri, perché si tratta di stabilire anche un metodo. E poi faccio l'ultima considerazione. Cosa vuol dire per me metodo?
Allora, prima di andare sui dettagli dei modelli organizzativi e gestionali, ci vorrebbe che qualcuno definisse degli obiettivi strategici di ordine politico-istituzionale. Non l'ho sentito fare da nessuna parte. Anche per le scuole dell'infanzia, per dire che secondo me l'obiettivo è garantire l'offerta di servizio tale quale del settembre 2019, quindi mandare a scuola tutti i bambini, noto che non vuol dire questo che ho appena detto, che gli standard di servizio restano invariati, perché secondo me è impossibile. Però se fai un'opzione di più politico che vuoi mandare a scuola tutti i bambini, quella cosa lì orienta i ragionamenti conseguenti sul lato organizzativo, sul lato gestionale. Ed è necessario, perché non ci sono alternative nel caso delle materne. Cosa intendo che non ci sono alternative? Che nei nidi è più facile, paradossalmente. Perché se anche dicessimo, questa è una mia opinione personale, che ai nidi per l'anno prossimo di RIF o di RAF ci vanno solo i bambini da 12 mesi in su, io non mi scandalizzerei in Emilia-Romagna, perché noi abbiamo un sistema integrato di servizi e di opportunità che vanno oltre i servizi tradizionali. Ci sono i piccoli gruppi educativi, le sezioni primavera, ci sono i servizi domiciliari che noi a Bologna chiamiamo Tata Bologna, educare in famiglia. Ci sono i contributi economici per le famiglie, ci sono i servizi senza fido, tipo i centri bambini e famiglie, ci sono i centri per le famiglie. Allora, sotto l'anno di età è possibile finanziare con dei soldi e delle idee e delle coerenze di tipo d'altro genere dei servizi alternativi con giudizio. Nella materna tutto ciò è impossibile, e quindi, e fra l'altro, provare a immaginare di mandare al nido i bambini a settembre 2020, dal mio punto di vista, è una bella sfida, nel senso che i bambini sotto l'anno li devi tenere in braccio, li devi accudire costantemente, non è che puoi inventarti delle storie. Dopodiché, come ti giochi tutto il resto, dai dispositivi al distanziamento, che non esiste, abbiamo già detto, nei nidi materni niente distanziamento, ma come ti regoli. E poi il pasto devi produrlo all'interno, mentre sopra l'anno lo puoi far arrivare dall'esterno. Insomma, ci sono tutta una serie di faccende che, se si riescono a risolvere, tanto è guadagnato. Ma ripeto, se si dicesse per l'anno scolastico 2020-21 al nido soltanto i reparti medi e grandi, per chi se ne intende, cioè da un anno in su, guadagni spazi a parità d'organico, ti organizzi, e poi intanto devi garantire delle alternative alle famiglie, perché con le famiglie bisogna fare dei patti chiari, parlando con lingua diritta e faccia a faccia da parte degli amministratori. Come so che ci sono degli amministratori, qui mi permetto di dire che alle famiglie bisogna contargli la giusta, come siamo messi, cosa si può offrire, eccetera, eccetera. Non far finta che, come ho sentito dire, ahimè, in altre sedi nazionali, perché l'ultima cosa davvero poi mi taccio, sono in corso tavoli nazionali al MIUR sullo 06, hanno ascoltato l'ANCI, sindacati, gruppi, associazioni. Stamattina c'è una riunione con la Chiara Saraceno in rappresentanza della rete associazioni, quella che lei rappresenta. Speriamo che sia l'ultima consultazione, perché ne abbiamo 23 di luglio, quindi già. Cerini, so che è impegnato a scrivere una bozza di linee guida. Ripeto, abbiamo il 27, il 28, il 29, il 30 e il 31 per portarla in conferenza unificata. Tutto questo va molto bene, però bisogna che si sedimenti in qualcosa che costituisca una cornice nazionale di riferimento, rimandando poi alle regioni i provvedimenti attuativi più circostanziati. Quindi siamo messi così, bisogna avere pazienza, perché se leggete le notizie di stamattina sui banchi sono deprimenti, i produttori dicono che non saranno in grado di produrre 3 milioni di banchi in 23 giorni. Ci sono delle cose molto oltre che deprimenti, nel senso che ci sono sempre i protagonismi da quattro soldi, ci mettono anche delle organizzazioni, il Codacons annuncia ricorsi perché la gara, la trasparenza, cioè vai a rompere le balle, scusate il francesismo, sulla gara di Arcuri sui monobanchi, ma per favore, ma scegli delle occasioni diverse se vuoi dar sfogo al tuo narcisismo, no? Perché non mi pare quello il problema. Non mi pare neanche che la questione dei banchi sia quella principale, c'è la questione degli spazi. Dico, Cristina Boracchio, che si occupa delle scuole superiori, qui a Bologna il nostro sindaco si è fatto dare un padiglione della fiera, per dire, perché c'era un istituto che non sapevano dove metterlo, l'istituto Sirani. Sarà da arredare, sarà da gestire, quindi per dire,
Nelle scuole superiori, in particolare, la questione spazi, trasporti e compagnia cantante ha rilievo e non c'è copertura ancora ad oggi delle spese supplementari per i trasporti. Non parlo dei trasporti scolastici riservati, parlo dei trasporti urbani e servizi della scuola, perché, come noto, le scuole superiori hanno un bacino provinciale, c'è il pendolarismo, quindi se fai i doppi turni, per dire, dovrai rinforzare il trasporto. Ma c'è un problema di risorse, c'è un problema di autisti, c'è un problema di mezzi da pensare, da gestire. Quindi questo è un po' il quadro e nessuno mica autorizzato a tirarci indietro a fronte di queste incertezze, né a fare il Pierino della situazione, dal mio punto di vista. Perché ieri ho partecipato, nel senso che ho ascoltato anche una cosa, i sindacati si stanno muovendo, chi con maggior raziocinio, chi con minor raziocinio, dal mio punto di vista. La conferenza stampa che hanno fatto i cinque sindacati sulla scuola l'altra settimana è stata deprimente dal mio punto di vista, ma quella che ha fatto la funzione pubblica ieri era molto più razionale, è disponibile in rete per chi la vuol vedere. Quando sento dire che tutti gli attori istituzionali e sociali devono essere impegnati per riaprire, tutti devono fare la loro parte, nessuno può pensare di prendere decisioni unilaterali, che ci sono dei prerequisiti sui protocolli sanitari di sicurezza da garantire, che ci sono da garantire le risorse per funzionare, mi sembrano discorsi ragionevoli. Ecco, altri discorsi no, il catastrofismo non serve proprio a niente, finché lo fa un singolo insegnante che dice: ah, qui tanto non ci badano alla nostra salute, non apriremo niente, che diavoleria è la didattica a distanza? Ha dei limiti evidenti la didattica a distanza, ha messo in luce delle diseguaglianze che c'erano anche prima, però sarebbe meglio, come dire, allacciarsi le scarpe e far fronte alle emergenze, come facevano i nostri vecchi, che quando hanno dovuto ricostruire l'Italia dopo la guerra non è che sono stati lì a farsi tante storie, si sono messi lì e hanno fatto il boom economico da destra e da sinistra, fra l'altro. Dei soldi dall'Europa ne arrivano, vediamo che di spenderli come Dio comanda. Ora è sempre resilienza, mi viene da dire, che è l'adattamento di un motto antico. Mi sembra quello. Gabriele, con questo motto della resilienza io, come dire, sono già pacificata con te e col mondo. Mi sembra che questo sia un inquadramento che non è sicuramente drammatico, ma è realistico, con tanti pezzi ancora mancanti. Allora, tanti pezzi anche costosi. Susanna Salvadori, assessore pubblica istruzione e bilancio, Comune Poggi Bonsi, nel suo ruolo in questo momento cosa sta pensando e cosa sta facendo? Allora, innanzitutto grazie e buongiorno a tutti. Diciamo che il dottor Ventura ha perfettamente inquadrato, come dire, la complessità della situazione che stiamo vivendo e che stiamo vivendo tutti, diciamo, anche se mal comune non è mezzo gaudio, come si può dire, però in realtà cioè, quello è il contesto in cui ci muoviamo. In quel contesto cerchiamo comunque di tirarne fuori le gambe, diciamo così, per poter poi garantire servizi. Faccio diciamo, un rapido excursus su ciò che stiamo facendo noi, dividendo un pochettino i due mondi, cioè 06 rispetto appunto alla scuola dell'obbligo, quindi rispetto ai cicli superiori. Allora, innanzitutto, come dire, sullo 06 il punto di riferimento è comunque il piano scuola del 26 giugno, in cui comunque sia, come diceva anche il dottor Ventura prima, non si riscontrano chissà che indirizzi all'interno dello stesso piano. Indicazioni, almeno a livello regionale toscana, sono arrivati anche dal documento tecnico che noi abbiamo avuto dall'ufficio scolastico regionale in data 29 giugno, che ugualmente non è che entra, cioè nel senso dà indicazioni molto generali sulla non mascherina ai bambini 3-6, gli spazi grandi, prevalentemente gli spazi all'aperto, eccetera, eccetera. E poi sempre sullo 06, ultimo ma appunto non ultimo, è arrivato il documento della regione, in coerenza rispetto, come dire, alla legislazione toscana e anche a quella, come dire, diversità e complessità di visioni e di legislazioni
sullo 03, sullo 06 in generale, di cui appunto il dottor Ventura, a livello nazionale, di cui il dottor Ventura parlava benissimo prima di me, la Regione Toscana però appunto con l'assessorato all'istruzione, formazione e lavoro è intervenuta qualche giorno fa con un documento di circa 7 pagine in cui dà delle indicazioni circa appunto diciamo quello che sono le organizzazioni dei gruppi bambini, l'organizzazione dello spazio, la programmazione delle esperienze, gli aspetti igienico-sanitari, l'equilibrio fra domanda e offerta, invitando tra l'altro, nemmeno troppo tra le righe, come dire, non deprimere la domanda, cioè nel senso anzi a sostenere la domanda, perché la preoccupazione chiaramente è poi rispetto a quello che è il servizio che verrà offerto e il numero di bambini che potenzialmente potrebbero non ritrovare spazio all'interno dei diversi servizi, chiaramente all'interno della rete complessiva che appunto in Toscana vede nello 03 la presenza degli enti locali, ma anche appunto delle cooperative accreditate, autorizzate. E invece per quanto riguarda appunto il 36, a parte le paritarie, chiaramente c'è la statale e poi c'è l'infanzia anche comunale, quindi c'è un mondo estremamente articolato. Allora, noi diciamo con un lavoro molto intenso di questi giorni, di misurazioni, di verifiche, e poi dovremo definire dei protocolli, eccetera, eccetera, soprattutto per la parte mensa, il dormire, e tutto un lavoro pratico di cui poi dopo Patrizia Vannini, che è il nostro dirigente, parlerà e potrà appunto illustrare meglio di me i dettagli. Noi proprio in questa settimana stiamo facendo partire le lettere per la riammissione dei bambini ai servizi. Diciamo tutti i bambini che avevamo nell'anno precedente, pre-Covid. Noi in questa fase appunto stiamo facendo partire le lettere per poterli riammettere ai servizi, sia nel nido che nell'infanzia, perché il comune di Poggi Bonsi è titolare anche di una scuola appunto primaria comunale, quindi paritaria, che ospita 150 bambini circa. Per quanto riguarda l'infanzia statale, rispetto alla domanda e rispetto agli spazi, ho parlato ieri con i dirigenti. Siamo sulla stessa linea d'onda, sulla stessa lunghezza d'onda, quindi nel senso la scuola dell'infanzia è in grado di riammettere e di accogliere il numero degli bambini che appunto avevamo pre-Covid, ripeto, rispetto a quella che è la domanda e rispetto a quelli che sono gli spazi, perché come giustamente diceva il dottor Ventura, la valutazione va fatta plesso per plesso, edificio per edificio, classe per classe, quindi scuola per scuola, e da lì nasce anche la complessità appunto del lavoro che viene fatto. In alcune realtà statali, rispetto alla dimensione, è possibile che non ci sia la possibilità per i bambini più grandi all'infanzia di poter fare, diciamo, di dormire nel pomeriggio, perché utilizzavano altre stanze che però non hanno la possibilità di essere sanificate, eccetera, eccetera. Quindi ci possono essere delle variazioni rispetto al servizio come l'abbiamo conosciuto fino adesso, però sostanzialmente rientriamo tutti all'interno dei servizi e questo già chiaramente è un elemento importante, chiaramente vincolato e chiaramente, come dire, attenzionato rispetto a quello che potrà accadere. Per quanto riguarda il trasporto, anche lì stiamo facendo delle valutazioni, perché ci sono comunque indicazioni diverse che vengono dai ministeri e dalla Regione Toscana. Per esempio, la Regione Toscana qualche giorno fa ha firmato, il Presidente Rossi ha firmato un'ordinanza che letteralmente dice che su bus extraurbani e su tutti i treni sostanzialmente si ritorna a fare il piano carico per quanto riguarda i posti a sedere e per quanto riguarda invece i posti sui bus urbani e in tranvia si potrà derogare rispetto alla distanza di 1 metro tra un passeggero e l'altro, senza però andare oltre il 60% dei posti autorizzati, il che significa, diciamo, darci un buono spazio di opportunità sostanzialmente rispetto a ciò che invece altri documenti e anche altre ordinanze precedenti della stessa Regione Toscana, nello specifico la numero 47, prevedevano. Ora,
anche qui stiamo facendo tutta una serie di approfondimenti, perché chiaramente poi, come dire, tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare e vedremo come comportarsi. Però questo tipo di normativa amplia, come dire, le opportunità di gestione. Questo anche nei confronti chiaramente degli ordini superiori appunto di scuola. Ordini superiori di scuola, dunque, noi su cui arrivo velocemente, faccio diciamo, una sintesi veloce. Innanzitutto noi ci siamo tenuti sia sui nidi, sullo 06 che sulle scuole superiori costantemente in contatto a livello di conferenza zonale. Noi partecipiamo, siamo diciamo capofila di una conferenza zonale educazione che ricomprende cinque comuni, i comuni della Val del Sassenese, per un totale di popolazione intorno diciamo a 65.000 persone. Siamo piccole realtà rispetto appunto ad altre zone, sia della stessa Toscana, ma anche appunto dell'Emilia, nonché della Lombardia. Noi ci siamo tenuti costantemente in contatto, facendo anche riunioni ogni 15 giorni durante il Covid, ma anche immediato post lockdown, cercando già in quelle fasi di immaginare ciò che avrebbe potuto accadere e stimolando appunto presidi, ma stimolando anche noi enti locali, che appunto poi siamo titolari dei servizi 03 o 06, di studiare ciò che ci veniva indicato, ma anche appunto prepararsi per la ripartenza. E diciamo così che dopo la pubblicazione del piano scuola, poi quindi le conferenze diciamo di servizi che sono indicati nel piano scuola, noi le abbiamo tenute già attive nel periodo del Covid e post lockdown. Quindi una volta che è uscito il piano scuola, che prevede appunto l'attivazione delle conferenze di servizi ai vari livelli regionali, provinciali e zonali, noi, e così come appunto prettamente territoriali, noi non abbiamo fatto altro che proseguire il lavoro che avevamo già iniziato. E appunto nel lavoro iniziato c'erano anche delle misurazioni delle scuole rispetto a quelle che erano le indicazioni che stavano emergendo. Il metro boccale, il metro della rima boccale, che è diciamo il parametro contenuto poi nel piano scuola, ci dà maggiori possibilità, maggiori flessibilità, tanto che anche in questo caso siamo sostanzialmente in grado di far rientrare tutti i ragazzi a scuola, anche nelle superiori. Chiaramente vengono utilizzate delle aule speciali. In alcuni casi vengono utilizzate delle aule che venivano occupate come mensa, in alcuni casi vengono occupati dei refettori che hanno chiaramente, come dire, le dimensioni anche di altezza tali da garantire la sicurezza. In alcuni casi si occupano delle piccole aule che venivano utilizzate soprattutto nella primaria per attività motorie, quindi a mo' di palestre. In alcuni casi potranno essere utilizzate per alcune attività anche la palestra, in alcuni casi diciamo le classi non sono sufficientemente capienti anche con la rima boccale per ospitare tutti i ragazzi, quindi dovremo fare dei gruppi, ma con tutti i ragazzi a scuola, cioè dovremo fare dei gruppi utilizzando le aule speciali, l'informatica, l'inglese, eccetera, eccetera, ma con tutti i ragazzi a scuola, con tutti gli studenti a scuola. Questo anche, diciamo, in tutta la Val d'Elsa il quadro che si compone è questo. Ci sono anche delle realtà, va considerato anche che la Val d'Elsa si compone di realtà molto piccole, vedi Radicondoli che ha 1.000 abitanti, Casole 3.000 abitanti, anche San Gimignano 7.000 abitanti, con delle classi piccoline, intorno 18-20 bambini, e spazi invece nuovi, rinnovati, quindi come dire. Dipende dai diversi contesti. Avremo delle situazioni diverse rispetto al contesto appunto di qualità edilizia e di popolazione che ogni comune appunto di fronte a sé. Da questo punto di vista abbiamo, per quanto riguarda la mensa, chiesto alle scuole di avere proprio un report rispetto
ai luoghi appunto per la mensa, quindi in alcuni casi saranno in classe, in alcuni casi saranno nei refettori, in modo tale da poter chiedere poi alla ditta affidataria un servizio omogeneo, chiaramente. Vediamo se si tratterà di monodose, di monoporzione oppure di altro. Sarebbe per noi un tornare indietro perché noi abbiamo introdotto ormai da 2 anni addirittura i piatti in ceramica, i bicchieri di vetro, quindi nel senso facciamo un servizio veramente di qualità, quindi monoporzione ci farebbe tornare indietro e quindi dovremmo spiegarlo poi ai genitori. Per quanto riguarda il trasporto, appunto, l'ho detto precedentemente, stiamo approfondendo i termini dell'ordinanza firmata, mi sembra venerdì scorso, dalla Regione Toscana per poi appunto poter procedere. Devo dire una cosa, innanzitutto che c'è un lavoro enorme dietro, e poi concludo, un lavoro enorme che investe le scuole. Ma investi appunto le scuole insieme agli uffici tecnici e insieme agli uffici istruzione, perché poi le schede che le scuole hanno dovuto riempire, come appunto richiesto dal Ministero dell'Istruzione entro il 16 di luglio, chiaramente le hanno riempite le scuole, però c'è un lavoro di raccordo, di valutazione intenso che veramente ci ha occupato tantissimo spazio nelle settimane scorse. Però l'obiettivo deve essere quello di poter tornare a scuola e darsi anche delle linee di continuità rispetto alle attività educative che sono state fatte nei mesi scorsi, cioè non deve essere passato, come dire, cancellata la DAD perché ha fatto infuriare i genitori, l'insegnante, eccetera, eccetera, a prescindere, ma bisogna comunque costruire una continuità educativa perché altrimenti, come dire, è chiaro che non possiamo non considerare ciò che è successo. E questo è il quadro, diciamo, della Val d'Elsa senese. Vi ringrazio. Grazie, grazie Susanna. Susanna, io ho preso anche appunti perché, come dire, la Val d'Elsa mi vede impegnata sull'altro fronte che è quello del sociale, ma mi pare che il messaggio sia tutti a scuola, comunque, da 0 a 19, e comunque, semmai si parla di minimo attaccamento della qualità dei servizi per tutta una serie di questioni dovute. Non hai parlato di soldi, mi fa molto piacere. Sembra che no, 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 non l'hai detto. A questo punto vuol dire che non c'è impatto economico. Aspetta, aggiungo due cose. Susanna, basta, è finito il tuo tempo, è finito. Andiamo Fammi tutti in pace. aggiungere due cose importanti. Uno, proprio veloci. Uno, sui soldi l'ha detto Ventura prima di me, i comuni non hanno soldi, non è vero che ce l'hanno i soldi, noi gli unici soldi che abbiamo sono quelli del PON, a cui tutti i comuni hanno partecipato e con cui compreremo dei banchi. Quindi sui soldi l'ha detto Ventura prima di me e ha perfettamente ragione, i comuni non ce li hanno. Primo. Secondo, le scuole statali, ma anche le scuole appunto comunali, hanno bisogno di organico, organico su tutti i livelli. Organico significa ATA, significa supplenza, soprattutto l'infanzia statale e la materna, su cui appunto gli organici, anche le graduatorie sono non, come dire, così ricche. Se un insegnante si ammala, come si fa? E questa è un'emergenza importante su cui il Ministero deve dare delle risposte. Ah, ecco, allora il problema c'era, va bene. Certo. Susanna doveva lasciarci alle 10:30, quindi la salutiamo già. Spero che riesci a rimanere, ci fa molto piacere. Lucia, invece, a questo punto, senza andare a togliere nulla alla questione economica, ma come dire, in un doppio cappello, sindaco, dirigente scolastico, siamo sempre sugli stessi temi, però a questo punto, visto anche l'intervento di una richiesta che però coinvolge più da vicino Lorena Corio, perché ci chiedono: in Regione Lombardia ci sono indicazioni sui servizi extrascolastici? Tocchiamo un po' anche quello, cioè il tema è prescuola, post-scuola, trasporto, mensa, riusciamo a far veramente tutto? Riusciamo a coinvolgere tutti? Prima Gabriele diceva forse 012 no e Susanna dice 012 sì. Allora, vediamo un po' gli vari aspetti, però Lucia come sindaco in questo momento cosa c'è in ballo?
Lucia, l'audio. Sto provando. Ok, è partito, Ci sei, ci grazie. sei. Non andava, sì, buongiorno. Devo dire che la situazione è assolutamente in continua evoluzione e ho sentito con particolare interesse gli interventi che mi hanno preceduto perché comunque sia se serve confrontarsi e sapere che ci stiamo tutti muovendo sulla stessa linea di comportamento. Io personalmente sto facendo in maniera che tutti i bambini, compresi anche quelli sotto i 12 mesi, possano riprendere le loro attività all'asilo nido. Ma questo diciamo che è una mia sensibilità data dalla mia professione, perché ritengo che gli esiti negativi del lockdown sui bambini purtroppo si sentiranno molto, e nel momento in cui noi abbiamo la possibilità di poter minimamente controbilanciare questa problematica, queste criticità, mi riferisco all'importanza dei primi 1.000 giorni di vita di cui oggi si parla. Ecco, io credo che questo sia un dovere civico e morale di ogni cittadino. Quindi io sto cercando di andare in questa direzione, pur essendo molto consapevole che ci sono tutte le problematiche già citate prima, non ultima quella della necessità di un aumento di organico anche all'interno degli asili. Ma io sono talmente portata a dare il significato di formazione all'asilo nido che preferirei davvero che ognuno di noi poi arrivasse a considerare non solo l'asilo nido come luogo di aiuto alle famiglie, che è indiscutibile, indiscusso che sia così, ma anche come grande opportunità formativa per i singoli bambini. Quindi quello che stiamo cercando di fare è capire come possiamo tutelare i vari diritti, ma nello stesso tempo riaprire eventualmente con un aumento di organico tutte le attività, comprese quelle sotto ai 12 mesi. Quello che mi piaceva sottolineare un attimo è che, vabbè, Pontremoli è un paese, una cittadina piccola, quindi è ovvio che il mio sguardo d'azione è riferito ad un luogo che deve fare i conti con tutto. Quindi noi abbiamo dall'asilo nido alle secondarie di secondo grado, sono 7 indirizzi diversi e ognuno di essi ha delle caratteristiche diverse. La scuola dell'infanzia, ad esempio, noi abbiamo quella statale, quindi per la scuola dell'infanzia dobbiamo preoccuparci non solo degli spazi, ma anche di mense e trasporti. Ecco, io credo che una delle problematiche, l'ha accennata ora Nicoletta, importanti su cui ci si dovrà confrontare è proprio il prescuola, perché comunque sia in un luogo come a Pontremoli, ad esempio, tantissimi bambini arrivano in pulmino. Ora è ovvio che dobbiamo prima capire se effettivamente, come ha detto prima anche l'assessore Salvadori, sarà possibile riportare almeno per queste fasce di età in questi contesti tutti i bambini sul pulmino, ma nello stesso tempo io vorrei davvero sottolineare quella che è secondo me una grande opportunità, quella di riflettere sul post lockdown con un senso costruttivo. E allora mi chiedo, in un luogo come Pontremoli, che ripeto non è certamente una città e tantomeno una città metropolitana, forse sarebbe il caso di riportare l'attenzione anche sulle autonomie e quindi dire creare dei punti di raccolta all'interno della città, dai quali poi i bambini possono a piedi, in zone sicure, arrivare a scuola. Cosa voglio dire? Voglio dire che dobbiamo tutti andare in una direzione di definizione delle opportunità formative e di crescita per il sistema scuola date dalla criticità del lockdown. Quindi sicuramente eravamo arrivati ad un momento in cui c'era troppa attenzione al tutto dovuto per una tutela che diventava poi una distutela del bambino, perché il bambino deve crescere e deve conoscere i pericoli per poterli poi evitare. E quindi quello che io avrei in mente di fare è proprio proporre una filosofia di riapertura che si basa da un lato su tutto quello che la normativa ci dice e ci impone, ma dall'altro su quello che la pedagogia ci dice e ci suggerisce. Secondo me, la scuola dell'infanzia non può prescindere da questa necessità del bambino di riacquisire il proprio spazio. A me personalmente, però, ovviamente io da sindaco potrò solo suggerirlo ai colleghi della scuola del primo ciclo. A me piacerebbe tantissimo
che da questo post lockdown si verificasse una maggiore uscita dalle scuole, perché purtroppo, e credo che il dottor Monaco poi dopo lo potrà in qualche maniera o confermare o meno, c'è stata negli ultimi anni questa tribolazione della legge sulla sicurezza che ha impedito tantissime attività all'interno della scuola. E allora io vorrei che questo dopo lockdown ci desse la possibilità di riportare grande serenità nel dire che la scuola non è l'aula, la scuola è il contesto città, il contesto paese, il contesto luogo nel quale l'edificio si colloca. Io personalmente adorerei che le mie scuole dicessero: noi vorremmo andare un giorno alla settimana al museo, vorremmo andare un giorno alla settimana in biblioteca, vorremmo andare un giorno alla settimana nell'archivio. Io vorrei che ci fosse questo interscambio continuo che permetterebbe da un lato di vivere pedagogicamente la scuola come grande opportunità di costruzione del sé nello spazio e nel proprio tempo, e dall'altra ovviamente nel momento in cui io quotidianamente ho 1/2 classi che escono perché vanno in altri spazi, ho la possibilità di utilizzare tutti gli spazi fisici della sede per le classi rimanenti. Quindi con il principio di rotazione ci sarebbe questa grande opportunità anche per i più piccoli di poter vivere non solo l'edificio, che io comunque sia trovo estremamente limitante nel dialogo educativo che è determinante, ma anche, permettetemi, nel dialogo con le famiglie, perché è arrivato il momento di riportare una chiarezza e un equilibrio in quelle che sono le responsabilità. Ora, a me piace molto il principio della corresponsabilità educativa, però vorrei che per una volta questa corresponsabilità educativa venisse davvero suddivisa sui singoli attori e in qualche maniera i dirigenti scolastici, ogni tanto devo spezzare una lancia in favore della mia categoria, potessero vivere il loro mestiere con minor ansia, perché veramente tutti coloro che sono arrivati a dire basta uscite, basta, è perché ci sono state, e tutti lo sappiamo perché le cronache ne hanno parlato, troppe penalizzazioni per attività che poi hanno portato a delle problematiche. Quindi la sicurezza è essenziale, ma dobbiamo coniugare la sicurezza, e quindi in questo momento si parla non solo di sicurezza del lavoratore, ma di sicurezza anche della salute, quindi post-Covid, deve essere coniugata con la pedagogia e con la formazione. Per quanto riguarda la scuola della primaria, ad esempio, una delle nostre esigenze è quella di delocalizzare il pasto, perché non possiamo pensare che la sala mensa possa ospitare, le sale mense possano continuare ad ospitare tutti i bambini come hanno fatto nel passato. Oltretutto noi che siamo esperti del settore sappiamo tutti che il momento della mensa è sempre stato anche quello con maggior confusione, come dire, di voci, per cui insomma anche forse poco finalizzato al benessere della persona. Anche questa è una grande opportunità. Io personalmente con i soldi del PON ho intenzione proprio di cercare, almeno in un luogo dove c'è particolare ricaduta negativa da questa multipresenza in contemporanea, di mettere degli insonorizzanti, di mettere delle pareti divisorie. Io mi auguro che escano delle linee che permettano alle scuole, agli enti locali di poter avere spazi multitasking, perché gli spazi delle mense, prima è stato citato l'esempio delle scuole finlandesi, ecco, le scuole finlandesi non hanno la mensa, hanno spazi multitasking che vengono riutilizzati. Questo dobbiamo arrivare a fare. Non ha veramente significato pensare che la sicurezza alimentare contrasti la sicurezza delle azioni del bambino. Quindi io vorrei che ci fosse qualcuno che si facesse carico nel nostro panorama legislativo nazionale di arrivare ad affermare che gli spazi di una scuola non possono essere paragonati, non possono essere ristretti, questa è un'altra problematica, dottor Monaco poi mi dirà, a quello che è un CPI che definisce questa è quest'aula e lì ci potete fare solo questo. Una scuola dovrebbe avere solo luoghi multitasking, perché a quel punto forse il dopo lockdown potrebbe assumere dei toni ancora più come dire effervescenti, perché quello che io vorrei sottolineare, e qui passo un attimo alla veste da dirigente scolastico, è che è vero, ci sono state tante critiche rispetto alla DAD, ci sono stati tanti problemi. La mia è una scuola complessissima, nel senso che ero appena, come dire, il primo settembre del 2019 mi hanno fuso due scuole. Chi è del settore sa benissimo cosa rappresenti una fusione, è un incubo vivente. Ecco, in questa situazione di totale delirio si è innescato il lockdown. Quindi è stato veramente estremamente complesso, però io ho percepito
che come dire, tanti docenti, non posso dire tutti perché direi una bugia, ma tanti docenti hanno veramente apprezzato le opportunità della didattica a distanza. Quindi, per quanto riguarda le scuole in secondo grado, il mio sogno, il mio suggerimento, quello che spero il mio collegio docenti approverà è quello di una didattica integrata e qui con lo stesso principio. Se io una volta alla settimana vado in biblioteca, una volta alla settimana vado al museo, una volta alla settimana vado all'archivio, una volta alla settimana posso fare didattica integrata, perché la didattica integrata mi permette nella sua forma integrata di poter continuare a sviluppare quelle competenze che obbligatoriamente nella primavera scorsa abbiamo dovuto fronteggiare e che se abbandoniamo perché si torna all'attività ordinaria in classe, credo che come dire, pochi avranno il desiderio di continuare a crescere nella versione digitale, nonostante quello che poi le linee guida potranno dire. E allora io credo che se noi dirigenti scolastici si riuscisse a coniugare l'importanza della DAD all'interno della formazione delle competenze con, io personalmente ho una grandissima ho un grandissimo interesse e ho una grandissima preferenza per le attività manuali. Io ritengo che non ci sia formazione senza l'attività sensoriale e manuale, quindi immaginate quello che è la mia visione pedagogica, ma questo non toglie che ci debba essere la giusta attenzione anche alle attività digitali e quindi alla DAD. Allora, portare avanti queste due tematiche in maniera organica è la grande risposta che secondo me dopo il lockdown attraverso queste flessibilità organizzative ci potrà dare. E l'ultima battuta invece è un pochino più, come dire, di complessità che non di rilancio pedagogico, perché è quella del trasporto delle scuole superiori. Ecco, io lì ho veramente delle grosse titubanze, nonostante ovviamente la provincia stia da subito abbia organizzato conferenze di servizio piuttosto che incontri per gestire questa tematica. Ma come vi dicevo prima, Pontremoli è la mia scuola, oltretutto, è su quattro comuni, perché la nostra realtà lunigiana è fatta di 14 comuni. Quindi immaginate cosa succede alle 6:30, 7 del mattino in questa realtà. Ci sono veramente flotte di ragazzi che si muovono incrociandosi, perché le scuole superiori poi sono localizzate in diverse realtà. Quindi è di una complessità unica, ma nello stesso tempo l'altra grande complessità è che da noi gli orari del trasporto sono quelli delle scuole, quindi pensare di dover splittare le entrate per favorire il distanziamento vuol dire raddoppiare le corse, quindi obiettivamente le regioni dovranno fare i conti con questa necessità che non può essere ovviamente presa in carico dalle scuole, sì, né dalle scuole né tantomeno dagli enti comunali che non hanno competenza. Quindi l'ultimissima riflessione è sul discorso della scuola dell'infanzia, tornando un attimo a quello che è insomma, diciamo, una delle criticità perlomeno nelle nostre realtà. Io non ho capito dagli interventi precedenti se le rilevazioni fatte hanno utilizzato il principio del metro distanziato, però questo principio presuppone la presenza dei banchi, che nella scuola dell'infanzia non c'è. Per cui noi abbiamo utilizzato il principio per tutti gli alunni con banco di 2,3 metri quadri a bambino per avere come dire, una logica che ci permettesse di definire, diciamo così, l'adeguatezza. Mentre per la scuola dell'infanzia io ho ancora un grosso punto interrogativo, proprio perché non c'è la presenza dei banchi. Quindi approfitto di questo momento di confronto per vedere qual è stata e quale sarà anche la logica degli altri. Grazie. Allora, grazie Lucia anche per le suggestioni che vorrò poi approfondire in altro luogo, evidentemente, però ricordo, qui lancio una specie di spot pubblicitario, che dal 17 di luglio si sono riprese, cioè è cessata la sospensione della condizionalità per i beneficiari di reddito di cittadinanza e quindi una delle possibilità anche di utilizzo dei PUC è proprio sul servizio, a supporto di servizi che possono andare in questa direzione e quindi la possibilità di fruire di più luoghi anche con il sostegno e il supporto di persone che in qualche modo restituiscono alla comunità attività
attività di assistenza, e quindi il pedibus e quindi l'azione di controllo fuori dai plessi o fuori dai trasporti o in supporto a trasporti sociali, cioè ci sono varie cose, ma questo appunto chiudo subito perché io vi chiedo, forse è stato un mio errore pensare di contenervi in 10 minuti perché i temi sono tanti e tutto quello che dite è molto interessante, però a questo punto mi tocca di dire a chi segue che metta una specie di sveglia perché se no non riusciamo a rispettare questo patto d'aula che ci siamo fatti. Allora, a questo punto sull'invito di Lucia, io se c'è Natale dall'altra parte, scuole dell'infanzia del Canavese, come vi state regolando? Buongiorno a Natale. tutti, vi Natale, ringrazio. buongiorno. Buongiorno. Come sei messo con la gomma? Sei a posto? No, chiamerò il carro attrezzi per farmi portare via dopo. Comunque, appunto, il vantaggio è che posso stare qui e seguire tutta il webinar perché tanto ci vuole tempo. Approfitto soltanto 30 secondi per salutare tutti, ringraziare per la possibilità che mi è stata data e fare un caro saluto alla illustre collega e compaesana Lucia che ha appena parlato. Io sono un dirigente così trasferito qui nel Canavese. Ecco, sono state già dette molte cose. Ecco, vorrei soltanto così sintetizzare e fare un po' un punto su alcuni concetti che sono stati espressi, che appunto sono quello di resilienza e che per esempio quello dell'alleanza educativa. Direi che nella mancanza ancora di linee certe, e appunto abbiamo sentito che è tutto in divenire, quello che diciamo il dirigente può tentare di fare inizialmente è proprio stabilire forti alleanze sul territorio, forti alleanze educative con famiglie e amministrazioni. Proprio qui nel Canavese, vorrei descrivere rapidamente il contesto, è un istituto comprensivo al quale afferiscono 8 comuni, il più grande circa 3.000 abitanti, il più piccolo circa 300, e ci sono 7 plessi di scuola dell'infanzia, 6 plessi di scuola primaria e 2 plessi di scuola secondaria. Diciamo che la realtà di ciascun singolo plesso è proprio diversa. E quindi, diciamo, il movimento è stato quello di raffrontarsi e raccordarsi con le amministrazioni e con diciamo, la parte tecnica, quindi il responsabile del servizio di prevenzione e diciamo, gli uffici tecnici dei comuni. Punti di forza sono stati la grande disponibilità da parte delle amministrazioni. Devo dire che in questo territorio l'attenzione verso le richieste delle scuole è molto alta. Punto di debolezza, è già stato detto da qualcuno, sono i soldi. Le risorse sono molto scarse e quindi si cerca di fare con quello che si può. L'idea al momento è quella di muoversi su uno spirito di avere almeno un piano A, B e anche C. Quindi poter organizzare il servizio prima di tutto garantendo il tempo. Se parliamo di scuola dell'infanzia, vorrei così esplicitare un caso che potrebbe essere così pratico, che potrebbe essere importante questo. Ho un plesso, monosezione, con 20 bambini. Non sappiamo se 20 bambini possono essere gestiti da un insegnante solo. Immaginando di no, significa che devo dividere 10 e 10 con i due insegnanti e questo matematicamente porta a un dimezzamento del tempo scuola. Come ci si può muovere in questi casi? Le amministrazioni, pur nella limitatezza delle loro risorse, hanno dato risposte positive. Hanno detto che avrebbero tentato comunque di fornire un servizio educativo tale da completare il tempo scuola, perché una scuola dell'infanzia che termina alle 13 effettivamente ha poco valore per le famiglie. Una realtà come questa, molto dispersa sul territorio, dove le famiglie poi vanno a lavorare lontano. Quindi il rapporto con le amministrazioni è fondamentale in questo. Altra soluzione potrebbe essere quella di una maggiore risorsa organica, ma anche qui sono state qui diciamo, nella provincia di Torino, è stato fatto il rilevamento secondo i dati proposti dal Politecnico, quindi con l'algoritmo proposto dal Politecnico di Torino si sono prese le misure, sono state restituite capienze. Qui mi riferisco a quanto ha detto prima Lucia, per ora anche per la scuola dell'infanzia è stata chiesta per la configurazione delle aule la configurazione statica che prevede i banchi che poi nella realtà
non ci sono. Non ci sono. Per tutte le, diciamo, io ho per esempio una sezione in cui il numero dei bambini che è 29, non c'è però una stanza che ne tiene 29. Per questa sezione ho chiesto lo sdoppiamento. Il problema è che non so ancora se questo sdoppiamento mi verrà concesso o meno. Quindi io vorrei sintetizzare, se è breve, perché poi gli interventi che sono stati fatti sono stati anche molto più qualificati del mio, però dal punto di vista pratico mi sto muovendo proprio in questo senso. Avere un piano A in cui ogni scuola ha un suo protocollo di gestione di tutta la giornata, quindi dal momento in cui si entra al momento in cui va via. Questo protocollo che viene creato insieme con il comune che cura la parte dei trasporti, la parte della mensa nella maggior parte dei casi. Gli insegnanti, vorrei spezzare una lancia con gli insegnanti, ne ho una anche ora qui con me, cioè tutti gli insegnanti, pur anche in questo periodo estivo, si sono dati disponibili a venire a concordare insieme, a definire il protocollo di comportamento di tutta la giornata. Ecco, questo protocollo naturalmente è mantenuto ancora elastico per quegli aspetti che ancora non sono confermati. Quindi, per esempio, se l'organico ATA sarà incrementato, ci sarà una certa organizzazione. Se non lo sarà, viene previsto un servizio minimo per poter gestire la cosa. Quindi, ecco, diciamo, io propongo solo questi contenuti, non mi sento di aggiungere altro, perché direi cose che sostanzialmente sono state dette. Mi permetto di dire, di andare in accordo con il primo intervento, e cioè conta anche molto il nostro approccio, diciamo, ottimistico, forse magari un po' troppo, però resiliente sì, dobbiamo cercare di adattarci, di cogliere tutte le opportunità che ci vengono date, quindi non partire con la serie di lamenti. È vero, non abbiamo alcuna risposta certa ancora, ma ormai non dovrebbero tardare, e comunque creando un gruppo di lavoro le idee vengono fuori. Questo è quello che la mia esperienza ha dimostrato, e vi ringrazio se non c'è altro. Allora Natale, no, intanto ringrazio te, perché comunque gli esempi che hai fatto, almeno per me, sono stati utilissimi, proprio per capire quali sono gli attuali dilemmi che poi aprono opzione A, opzione B, in base a quello che verificherà, speriamo di poter verificare presto, con delle normative o delle destinazioni di fondi sulle questioni sospese, quindi personale ATA piuttosto che personale docente. Solo che hai detto una cosa: questo protocollo con i comuni e con gli insegnanti, che apre un'ipotesi però di estensione del tempo scuola con servizi comunali, cioè attività di prepo scuola o vigilanza o quei servizi alternativi di cui in qualche modo aveva già parlato Gabriele per la fascia 0-12. Ora questa cosa qua ovviamente poi muove anche le risorse del comune, perché è chiaro che un comune studia la sua esigenza territoriale, le esigenze dei genitori, è un comune, chiamiamolo brutalmente, dormitorio, devo garantire tempi fino a che il genitore torna dal lavoro, però questa cosa è tutta a carico del bilancio comunale. La compartecipazione delle famiglie, come ce la giochiamo, laddove prima era un servizio garantito, un tempo garantito, e adesso invece devo mettere mano? Quindi questa alleanza educativa, mi viene da dire, non è soltanto un'alleanza educativa, ma è un patto di sangue, quasi un'alleanza sulla gestione della pubblica cosa e anche del pubblico bilancio, mi viene da dire così. Comunque mi sembra che io mi sono presa tanti di quegli spunti che potremmo aprire convegni a IOSA. Mi sono impegnata però a far parlare Lorena Corio, anche lei deve lasciarci prima, e quindi ringrazio Natale anche per la sintesi. Con Lorena abbiamo concordato come dirigente comune di Varese, e sapendo la grande partecipazione dei comuni lombardi, l'ingrato compito di gestire un po' le peculiarità lombarde, cioè di trattare tutto quel mondo che in Lombardia è più forte decisamente rispetto all'Emilia Romagna e alla Toscana, del mondo del privato, delle paritarie, quindi
quindi di questa possibile rete, e perché no anche dei servizi integrativi pubblico-privati, gli oratori piuttosto che quello che va a integrare per esempio il doposcuola. Insomma, Lorena, un sacco di cose, perché poi le domande arriveranno prevalentemente su ma Regione Lombardia ha deciso qualche cosa, tanto ormai è un ricorrente. Regione Lombardia di solito su queste cose fino a un certo punto sta ferma e dopo magari arriva quando già i comuni si sono dovuti in qualche modo sporcare le mani. Allora, grazie Lorena, a te la parola. Grazie Nicoletta, grazie per l'invito. Ringrazio tutti i colleghi e relatori che mi hanno preceduto perché mi hanno dato degli spunti per l'intervento e anche per una riflessione di carattere operativo. In Lombardia, come responsabile di un servizio educativo di un comune lombardo, mi sento in questo momento depositaria di una grande autonomia. Autonomia che porta con sé delle connesse responsabilità. Abbiamo sperimentato durante l'estate tutta la questione dell'organizzazione e della gestione dei centri estivi, che è stata lo spunto per un modello di progettazione pedagogica sposata all'emergenza, ma è stata anche l'occasione per una metodologia di lavoro sul territorio che ha rafforzato la rete, quella rete di riunioni, incontri che, come mi sollecitava Nicoletta, per noi ha significato anche un forte contatto e condivisione col mondo del privato e quindi le scuole dell'infanzia paritarie che sono ampiamente presenti sul nostro territorio e anche la realtà del terzo settore, gli oratori, le parrocchie, le associazioni. Quindi io direi è stata una fatica, però l'esperienza estiva, quella dei centri estivi, ha rappresentato una palestra che indubbiamente per noi sarà utile. Come diceva prima Gabriele Ventura, però i centri estivi sono una cosa diversa. Noi avevamo delle indicazioni e dei parametri che ora rispetto all'anno scolastico, all'anno educativo, che è ben più importante, potremmo dire, come partita, non abbiamo. Perché è più importante? Perché noi andiamo a confrontarci con tutta la popolazione scolastica, noi andiamo a confrontarci con le famiglie ed i genitori che dopo il periodo della salvaguardia della conciliazione avranno bisogno di tornare al lavoro. Non possiamo permetterci di fare delle scelte che vadano in restrizione. Quindi dobbiamo progettare e organizzare il nuovo anno scolastico e il nuovo anno educativo sulla base di principi che dovrebbero essere diventati per noi familiari: il gruppo che lavora per conto proprio tendenzialmente chiuso, l'educatore, l'insegnante o comunque l'adulto di riferimento la cui presenza sia tracciata, perché sappiamo tutti che l'educatore nell'arco del suo orario lavorativo potrebbe lavorare anche con diversi gruppi, il distanziamento, la sanificazione degli spazi, l'uso delle mascherine per i bambini di età superiore ai 6 anni. Ma tutti sappiamo che il Comitato Tecnico Scientifico, su questo aspetto, che può sembrare banale, però questo ci fa capire quanto siamo in pendenza anche di scelte importanti altrui, dicevo, il Comitato Tecnico Scientifico, prima della riapertura delle scuole, potrebbe decidere che le mascherine non servono più o comunque definire qualcosa di diverso. Mi ritrovo in un concetto che ha espresso Natale Necchi: ci vuole un piano A e ci vuole un piano B, perché noi non possiamo restare in attesa di decisioni e indicazioni certe su tutti i parametri. Noi dobbiamo progettare. Il parametro numerico, rapporto numerico educatore, numero di bambini gestiti secondo l'età, non ce l'abbiamo più. Da un certo punto di vista è una liberazione, ma diciamoci è anche una certezza in meno, un richiamo alla nostra responsabilità nel organizzare gruppi e spazi. Come Comune di Varese abbiamo gestito 2 centri estivi per la fascia della scuola dell'infanzia, abbiamo sperimentato l'1 a 5, abbiamo organizzato gli spazi, abbiamo lavorato in stretto raccordo con l'RSPP. Io dico, questo ci ha insegnato qualcosa, per cui nella progettazione che andiamo a fare per il nuovo anno educativo, noi
amplieremo, vedremo di essere più accoglienti, vedremo di soddisfare tutte le richieste di iscrizione che sono arrivate nel periodo di gennaio. Questo comporta di replicare il modello di funzionamento che abbiamo applicato sui centri estivi e quindi su due plessi, su tutti i plessi significa 4 scuole dell'infanzia, significa una sezione primavera e significa anche 5 asili nido. Anche qui abbiamo avuto un significativo numero di iscrizioni nella fase canonica della raccolta tra gennaio e marzo, quindi iscrizioni che hanno continuato ad arrivare anche nella fase del lockdown. Questo a segnalare il bisogno delle famiglie di avere il servizio. Famiglie che quotidianamente ci contattano e ci chiedono: riaprite? Quando riaprite? Potremo avere certezze. Quindi rispetto al nuovo anno educativo, noi con un'ottica di equipe, perché dobbiamo fare la progettazione pedagogica e siamo in fase avanzata, un po' con i criteri che vi dicevo, un ampliamento, vale a dire gruppi più numerosi sull'infanzia, stiamo pensando ad un rapporto di 1 a 10. Pensiamo di sacrificare necessariamente tutti gli spazi che erano ad uso comune, perché dovendo dedicare spazi esclusivi ai vari gruppi, dobbiamo necessariamente definire e circoscrivere questi spazi, il che vale anche per gli spazi esterni. Questo lo dobbiamo condividere, quel discorso di equip, con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, perché bisogna definire percorsi, bisogna definire protocolli di sanificazione. Poi, signori, il servizio educativo, lo diceva bene Gabriele Ventura all'inizio, in questo momento è un servizio che riguarda tutto il comune, perché abbiamo un potenziamento di personale necessariamente e abbiamo un forte potenziamento anche delle attività di sanificazione. Per cui, voglio dire, ci sentiamo molto sul pezzo nell'ottica di garantire alle famiglie, a tutte le famiglie che hanno richiesto il servizio, appunto di averlo, ci avviamo a concludere la progettazione come piano A, sempre pronti a dover fare lo switch qualora arrivassero delle istruzioni di carattere diverso. Anche qui mi collego un attimo al legame col territorio, perché le linee guida in modo più deciso ci dicono che il comune deve essere il coordinatore in sostanza di una conferenza di servizi. Non sto a tediarvi rispetto all'analisi giuridica della conferenza di servizi, che è un istituto della 241 che sembra pensata per altro, però siamo andati al succo della questione, alla sostanza. La conferenza di servizi come quel luogo privilegiato che in modo contemporaneo riesce a riunire tutti gli interlocutori. Quindi abbiamo fatto numerose riunioni con i vari stakeholder su questa partita, che sono stati, come dicevo già, le scuole dell'infanzia paritarie, le parrocchie e gli oratori, che hanno messo a disposizione anche degli spazi aggiuntivi laddove servissero per poter accogliere le classi, anche della scuola statale che non riusciva ad essere sufficientemente capiente, con l'ufficio scolastico territoriale che ci fa un po' da cappello e da garante, anche perché laddove si devono pensare delle soluzioni educative e pedagogiche magari nuove, creative, per quanto spinti dalla necessità, ci sentiamo di condividere questo pensiero. E non dimentichiamo i genitori, perché il patto di corresponsabilità con i genitori è fondamentale. Quindi finora abbiamo fatto queste riunioni di carattere settoriale, cercando di essere il più concreti possibile. Quello che adesso vedremo di fare è di ricondurre il tutto all'alveo di una conferenza di servizi formale, perché le linee guida ci chiedono una conferenza di servizi. Allora mettiamo questo cappello con la finalità di farne uscire due cose dalla conferenza di servizi. Il patto educativo di comunità, perché riteniamo di dover portare a casa con tutti questi interlocutori alcune linee di condivisione, ciascuno un po' per la propria competenza, senza voler andare a disciplinare le minuzie, perché ogni istituzione ha le proprie competenze e anche la propria autonomia.
però vogliamo condividere delle linee che facciano vedere che il sistema pubblico-privato di istruzione ed educazione del territorio di Varese procede con una certa condivisione. La seconda cosa che uscirà dalla conferenza di servizi, ma questo mi sembra che siamo già un po' più nella tradizione dei procedimenti, è il piano delle opere, quelle opere di edilizia da fare con il finanziamento dedicato alle scuole. In questo caso ci sarà la parte più decisionale. Io credo un po' di aver riassunto come noi stiamo operando. Ripeto, concludo dicendo che rispetto al parascolastico, rispetto all'assistenza agli alunni con disabilità, molto importante è il dialogo con le scuole per fare in modo che la collaborazione che già in passato vedeva più interlocutori coesistere e a rischio qualche volta di sovrapporsi, adesso l'accordo, insomma il ragionamento, deve essere fatto in modo più calzante alla situazione concreta. Nicoletta, rispetto a dove sta il limite, il confine tra il parascolastico pre e post e dove sta invece la parte di cui deve farsi carico la scuola, che organizzando uno scaglionamento di ingressi e organizzando una propria flessibilità viene a introdurre delle nuove fasce grigie, è sicuramente un tema importante che vedremo di discutere, per quello che ci riguarda, con gli istituti comprensivi del nostro territorio, con i quali finora la collaborazione e la condivisione è stata assolutamente feconda e sono certa lo sarà anche su questo punto. Grazie. Lorena, ti ringrazio, è stato veramente un intervento che ha aperto uno spaccato per me che è necessario approfondire. Sicuramente questo dell'alleanza territoriale, dell'esperienza che abbiamo fatto sicuramente anche nelle coprogettazioni pubblico-private dei centri estivi è la palestra, ma io mi sono in particolar modo, come dire, non dico elettrizzata, ma il tema dell'oratorio che presta le aule davvero apre a scenari totalmente nuovi e su cui io chiederei a Gabriele come ANCI di portare un peso forte, ecco, peso forte nel far dire che questo è possibile e nel far legittimare un po' questa creatività, perché davvero se no noi rischiamo come sempre di tranciare e di disattivare tutti i canali possibili anche di efficacia e di efficienza sulla scorta del non si può fare. Invece stiamo dimostrando che resilienza e quant'altro consente di fare, ma di fare nella progettazione locale. Bisogna che qualcuno ci dica che si può davvero fare, quindi ci dia il benestare e metta anche nella condizione. Io lo dico in questo momento da gestore di altre cose che hanno vissuto in maniera forte il Covid, cioè l'RSA, l'incremento del premio assicurativo che io ho subito, come dire, non vorrei che si riversasse poi a cascata anche su tutte queste situazioni. Attenzione, perché qui non abbiamo citato per niente, però se noi non discipliniamo alleggerimenti delle responsabilità, noi le compagnie assicurative ci daranno una mazzata come la stanno dando all'RSA. Allora io ringrazio Lorena, a questo punto non per continuità di materia ma per continuità territoriale, Cristina Boracchi, tema istituzioni scolastiche, dirigenza di istituti superiori, mi è venuto un flash anche perché in effetti non ho previsto qui una presenza, ma forse qui ci manca un interlocutore e quindi qual è l'altro soggetto, la provincia, quel pezzo di trasporto, quindi tutto quello che aveva un po' accennato anche Lucia, chiedo a Cristina di metterlo sul piatto con tutte le possibili ricadute, in special modo sul comune o su soggetti istituzionali che però non abbiamo qui ricompreso e che evidentemente potremo coinvolgere nella prossima puntata. Lascio la parola a Cristina Boracchi. Grazie. Istituto. Perché sì. Siamo molto fuori tempo, però io ho parecchie cose da dire perché abbiamo trattato poco la secondaria di secondo grado e quindi
c'è parecchio da dire. Allora, prima di tutto concordo con Varese, con l'assessore, perché a Varese non abbiamo agito nella logica dell'attendismo, ma abbiamo fatto delle scelte in autonomia, anche perché le linee guida attualmente in vigore dal Ministero ci dicono siate autonomi in molte cose, tenendo conto che peraltro dobbiamo avere delibere collegiali per attivare delle scelte che sono anche didattiche, non semplicemente di collocazione di tempi e di spazi, e naturalmente tutto questo va fatto entro il primo di settembre, perché noi abbiamo anche il problema dall'1 al 14 di settembre di fare la didattica ordinaria per il recupero degli apprendimenti, quindi non è così banale. Noi abbiamo già collaudato il rientro con gli esami di Stato, quindi sappiamo già cosa significa avere persone in scuola, cosa che non è avvenuto negli altri livelli ordinamentali. E quindi siamo parecchio, forse un pochino più avanti nelle scelte che abbiamo già deliberato e diffuso in moltissimi casi, assumendoci naturalmente come piano A la possibilità poi di intervenire con ulteriori cambiamenti in itinere, perché se cambieranno le condizioni, cambieranno. Premessa, la nostra, a livello regionale non abbiamo ancora delle specifiche, ho letto quelle di Lazio, Emilia, Veneto, ho visto delle scelte che più o meno saranno comuni, ritengo, però è stato fatto un lavoro molto importante di raccolta di FAQ, di problematiche che sono state poi mediate al Ministero. Noi abbiamo, oltre al problema degli organici, che sulla secondaria di primo grado comporta nella suddivisione delle classi che non saranno tutte in presenza per motivi di spazi, ci saranno turnazioni e quindi una didattica integrata tra il dentro e il fuori, per intenderci, ecco, ci sarà bisogno di un terzo gruppo, di una terza classe che in contemporanea ad altre due dimezzate possano vivere la didattica, e questo è un problema grosso. Secondo grosso problema è quello della, scusate se è una stupidaggine, ma della depenalizzazione del dirigente scolastico in merito alle problematiche della sicurezza, perché noi andiamo nel penale se si ammala uno di Covid, è vero che poi dovrà dimostrare che l'ha preso a scuola, però scusate se poco, nel frattempo siamo in giudizio per il penale su questa questione, mica roba da poco. Altra questione su cui dobbiamo avere chiarezza è il recupero delle unità orarie, perché noi alla luce dei tavoli provinciali che abbiamo fatto con la prefettura, con gli enti locali, con naturalmente la provincia, con i responsabili dei trasporti su gomma e su ferro di tutta la provincia di Varese, ma anche delle province limitrofe, perché noi Busto Arsizio è nel sud della provincia e quindi dialoga con Milano, Sarono dialoga con Como e così via, ecco, abbiamo definito accessi differenziati, con orari differenziati e riduzione oraria in tantissimi casi a 50 minuti se non 45. Il fatto di recuperare questi minutaggi per l'utenza, ma anche per i docenti, non è così chiaro. Non è così chiaro perché in casi di emergenza, vedasi la nevicata o l'alluvione di turno, non è prevista questo recupero. E quindi molti sindacati già si stanno muovendo per impedire ai dirigenti di utilizzare questi minuti che recuperati fanno pacchetti orari consistenti per gestire il terzo gruppo, per intenderci, o il gruppo differenziato. E quindi abbiamo queste problematiche che stiamo vivendo anche come responsabili di polo di ambito 35 di tutto il sud della provincia, sono queste le problematiche che stiamo mettendo in campo con forza e da cui vorremmo avere anche certezze. Sul tema degli spazi, ognuno ha la sua specificità. Io ho un edificio di 110 anni, vi immagini di come siano, sono le aule, non sono capientissime. Quindi la scelta di molti di noi è stata quella non solo di concordare anche con tavoli locali, cittadini, la differenziazione degli ingressi, ma concordando la tempistica degli ingressi stessi. Si entra alle 8, si entra alle 9.40, ok? Su Busto Arsizio ogni giorno confluiscono più di 8.000 studenti su una città. Capite che c'è una concentrazione nella provincia di Varese di scuole che sono molto legate alla città, ma che poi prendono un'utenza più ampia, evidentemente, di piccoli comuni che non hanno, esatto. Allora, abbiamo deciso, per esempio, su Busto Arsizio, ma questo è stato fatto dall'ufficio scolastico territoriale su tutte le altre città, polo delle secondarie di secondo grado, si è deciso l'orario d'ingresso e di uscita concordandola con i trasporti, sperando che poi i trasporti mantengano le promesse, perché poi anche questo, noi abbiamo modulato il nostro orario alla luce delle richieste, perché lo stesso autobus può fare due corse, almeno con un'ora e mezzo, un'ora e 45 di intervallo, per la igienizzazione, perché la sanificazione è una parola grossa, per la igienizzazione, chiariamo anche il lessico, perché non è roba da poco. Va bene, poi detto questo,
altro aspetto, quindi sui trasporti abbiamo lavorato anche concertando anche con la prefettura, modalità. Lunedì incontriamo la TS in Subria per la questione sanitaria, quindi ci stiamo lavorando con grandissima attenzione, no? Con piani istituzionali. Auguri Cristina, auguri Cristina. Abbiamo già dato. Stiamo riuscendo a portare a casa parecchie cose, questa è una buona cosa, ma ci siamo mossi ai primi di aprile, ipotizzando scenari easy, medium e molto problematici, e quindi con tre possibilità di azione, perché se no non ti muovi più. Ecco, sugli spazi, molti di noi hanno utilizzato i fondi per l'edilizia leggera, tre mezze battute, aule diventate più grandi, qualche spazio in più concesso dalla provincia per le secondarie e secondo grado, dai comuni, ma certamente c'è una grossa resistenza nostra sull'utilizzo di altri spazi. Spiego. Biblioteca, 8.000 studenti in biblioteca non ci andranno mai perché ha capienza 25 quella biblioteca lì, allora anche con turnazioni incredibili non ce la faremmo mai ad essere tutti almeno una volta al giorno, alla settimana presenti. Oratori, allora se noi parliamo di didattica, se la didattica è solo l'insegnante benissimo, ma insomma le secondarie non è solo l'insegnante, è la LIM, è una situazione di interazione con strumentazioni informatiche. La didattica a distanza ha lasciato degli ottimi segni anche nel disastro, che è quello di un'informatizzazione accelerata dei nostri docenti, che adesso sanno lavorare in maniera più innovativa anche nella logica della cittadinanza digitale a cui noi siamo tenuti a educare anche i nostri ragazzi. Quindi è un percorso molto diverso. Poi abbiamo gli ATA in assistenza all'oratorio, io non ne ho abbastanza. Abbiamo i docenti che sdoppiano i propri turni, se non recupero le frazioni orarie non ce le ho, se l'organico non ce l'ho non posso farlo. Quindi anche lì è abbastanza complicato, ma al di là degli spazi, il problema è anche quello degli arredi. Personalmente molti di noi abbiamo tolto completamente i banchi, anche la cattedra, perché anche la distanza di 2 metri dalla cattedra e poi il metro buccale, pur con banchi monoposto che già avevamo, perché i monobanchi li avevamo già praticamente tutti, ma per stare nelle aule si abbinavano, si avvicinavano inevitabilmente in doppie file naturalmente. Ma il vero problema è, per esempio, molti di noi hanno deciso di non prendere i banchi a rotelle, per intenderci, con ribaltina, perché le rotelle comportano spostamento, invece noi dobbiamo tenerli fissi dove li mettiamo, quindi con anche degli adesivi che posizioniamo sotto la loro sedia a ribaltina, perché abbiamo tolto i banchi, ma senza rotelle, perché poi la sedia con le rotelle non ha uno spazio adeguato per metterci lo zaino, quindi poi questo ingombra anche il minimo passaggio di 60 centimetri che, come dice il Veneto, dovrebbe essere lasciato. Insomma, queste sono problematiche non da poco. Stiamo però mettendo in campo, pur con turnazioni, per cui ad esempio nel mio caso 50, su 50 classi, 25 sono tutte in presenza perché sono piccole, le altre 25 sono turnate settimanalmente in presenza in parte e fuori in parte, stiamo mettendo in campo l'aula integrata. L'aula integrata è una tecnologia innovativa che costa però meno di una LIM, ecco, che permette a chi è a distanza di essere sullo schermo e interattivi in presenza con l'aula in presenza e viceversa. Quindi, e non solo, ma questa tecnologia permette di spostare la visione da parte di chi è a casa su tutti gli elementi della classe in aula, in presenza, e anche sul docente nei suoi spostamenti. È una tecnologia abbastanza nuova che però in provincia di Varese stiamo cercando di adottare, almeno a livello sperimentale. Mi direte, dopo il Covid cosa ce ne facciamo? Ce ne facciamo, perché tra il ragazzo che non sta bene, che è in ospedale, che ha situazioni di diverso tipo, è veramente anche qualcosa che va presa come opportunità, naturalmente. Poi noi abbiamo un problemino ulteriore, alternanza scuola-lavoro, ne parliamo? Faremo anche delle linee su questo in maniera più precisa, perché è chiaro, l'anno scorso non è stata completata, quindi il Monte Ore va rivisitato, secondo me. Poi, premessa che le private e le pubbliche non di Stato sono sempre presenti in tutti i nostri tavoli provinciali, locali, quindi c'è sempre un coinvolgimento pieno di tutte le scuole, questo funziona bene. L'altra problematica è la palestra. Possiamo usare la palestra? Come? Perché io posso anche usarla come aula, tutti seduti per terra, ma non con i banchi o le sedie, perché rovina il linoleum e poi la provincia ci bacchetta, giustamente. Però non posso, come dire, essere sicura che
anche venendo a scuola con la tuta, possano fare attività fisica in palestra. Mi direte, andate fuori? Certo, di solito andiamo a fare pattinaggio su ghiaccio, la campestre, andiamo al parco, andiamo ovunque, in piscina se si potrà, andiamo ovunque, ma quando va sotto zero è un po' difficile fare scienze motorie all'aperto, parliamoci chiaramente, perché qui si può dire di tutto, ma poi c'è la concretezza. Altro problema, i portatori di handicap o di diversa abilità. Nel calcolo delle capienze aule e del metro buccale dobbiamo tenere presente che l'educatore o l'insegnante di sostegno deve stare spesso attaccato addosso allo studente, e anche su questo avremo bisogno di chiarezza. Non l'abbiamo, quindi stiamo lavorando con le nostre autonomia e responsabilità. Infine, stiamo cercando di avere l'aiuto della Protezione Civile, soprattutto per i primi giorni del rientro, perché i ragazzi devono capire come fare e in che modo gestire il proprio spazio, l'intervallo, i tempi tra un'ora e l'altra. Insomma, c'è tantissimo da fare. Ma soprattutto, e ultimissima, questa è proprio una sciocchezza, ma chi igienizza quando un docente va via dall'aula e ne entra un altro? I bidelli. Se ho un cambio orario di 25 classi, io non ho 25 bidelli che entrano a igienizzare. Parliamone. Lo fanno i docenti? C'è già la rivolta. Quindi bisognerà anche pensare a questi stupidissimi, banalissimi aspetti che però sono fondamentali. Idem, la fruizione dei servizi igienici. Ok? Noi abbiamo fatto dei protocolli per cui si entra due, tre alla volta, però poi tra uno e l'altro chi igienizza? E anche questo non è un problema da poco. Questo, guardando un panorama drammatico, che spero non sarà naturalmente, perché vogliamo essere molto concreti e propositivi, ma certamente in questa fase non riusciremo ad avere tutti in presenza. Quindi useremo la DAD anche però con l'integrazione d'aula in presenza, a distanza in presenza, per intenderci, con questa tecnologia, e questo è quello che stiamo facendo. Comunque la responsabilità ce la stiamo prendendo noi dirigenti, questa è la verità da dire e da sottolineare. È il nostro compito, peccato che l'autonomia ci sia concessa solo quando è un problema da gestire per altri. E va bene, a noi va benissimo, perché abbiamo fatto le nostre scelte, le nostre decisioni, non sempre comprese dall'utenza, perché l'utenza è convinta che tanto torna tutto normale, che tanto tutti dovranno essere presenti contemporaneamente, che tanto l'intervallo va fatto in giro per i corridoi. Non è così, e l'utenza ha bisogno di aveva bisogno, perché noi gliel'abbiamo dato subito, di indicazioni, con una premessa, salvo nuovo ordine, perché appunto siamo resilienti e aperti al cambiamento. Grazie. Cristina, grazie dell'intervento, che aveva anche la giusta concitazione del dirigente che ha fatto già tutta la sua carrellata, è partito in aprile, e in effetti il tema dei servizi, l'uso del bagno, la ricreazione, sono quelle cose su cui forse mi viene da dire davvero dobbiamo fare non soltanto informazione e istruzioni per l'uso, ma formazione proprio a uno stile di vita, sia dei ragazzi sia dei genitori, rispetto ai nuovi modelli, perché nel caso dell'esperienza vissuta, la igienizzazione del bagno, per quello che riguarda il mio protocollo che ho adottato, io ho fatto indicare che ciascuno che va in bagno quando esce deve fare quei passaggi. I ragazzi delle superiori possono anche imparare a igienizzarsi il bagno, forse fa parte di una nuova materia che noi dovremmo cominciare a insegnare. Comunque intervento molto stimolante, spero che davvero ci sia una seconda puntata, perché meriterebbe. Nel frattempo vi dico, sono arrivati moltissimi quesiti, ma io credo che dobbiamo darci con Claudia una modalità, perché non so bene come gestire, soprattutto perché vanno anche nel dettaglio tecnico, quindi magari li raccogliamo, li giriamo a tutti i partecipanti e poi vediamo come fare. Non certo riusciamo oggi, ora è qua. Io adesso avrei l'intervento di due prime donne, nel senso, perché sono persone con cui, una con cui ho lavorato tanto tempo fa, una con cui sto lavorando adesso, per cui a me piace molto l'idea di queste donne che sono sugli stessi temi, che non ho idea, perché non l'abbiamo concordato, del case mix che ne nasce. Patrizia Vannini, Mara Pepi, sicuramente stessi temi, ma e luoghi non molto diversi alla fine, forse, cioè non molto diversi, una è una città capoluogo di provincia, l'altra no, ma sicuramente orientamenti e metodi di lavoro molto simili.
Scusa, io saluto tutti perché ho un appuntamento tra 20 minuti nella mia scuola e quindi devo per forza andare. Ciao, grazie. Io ti ringrazio, mi raccomando, ormai fai parte di questo magico mondo. Grazie. Allora, quindi Mara e Patrizia in un tandem che ve la vedete voi, non dico, non deve essere un duello, mi dite la cosa è che voi avete esattamente 12 minuti in due in teoria, perché non credo che gli altri per 5 minuti in più si distaccheranno assolutamente, però il più possibile è la sintesi. E è difficile perché c'è già stato detto molto, ma so che siete in grado di cogliere quegli spazi piccoli che sono rimasti per un po' chiudere e poi lasciare a Felice l'ingrato compito della sicurezza rivista alla luce delle vostre riflessioni. Allora, io direi così, chi vuol cominciare? Poi comincio io perché Oggi Bonsi, ve la siete giocata questa parte. Vai Mara, vai. Allora, ho ascoltato con molto interesse tutti gli interventi e devo dire che in molti mi sono ritrovata, soprattutto rispetto a quelli in cui in questa situazione noi abbiamo cominciato a lavorare già nel periodo del lockdown. Devo dire che le nostre insegnanti sono rientrate già da maggio nelle scuole con un mandato preciso, che era quello di cominciare rispetto al contesto educativo a fare dei ragionamenti. È vero che non abbiamo delle precisazioni in merito, ma abbiamo delle linee di indirizzo che ci consentono comunque di poter progettare, e questo abbiamo fatto. Abbiamo fatto, e devo dire che tutto questo è venuto anche utile, perché poi in realtà abbiamo aperto i centri estivi e abbiamo aperto anche i centri estivi per lo 03 e per il 36. Avendo all'interno dei nostri contesti 184 bambini. Quindi in qualche modo è stata una prova interessante che noi abbiamo sperimentato, e delle criticità che nella quotidianità sono venute fuori. Innanzitutto un aspetto che non è stato sottolineato forse è stato quello degli insegnanti, degli educatori del nido, degli insegnanti della scuola dell'infanzia. Questo lockdown, questa situazione ha rimesso tutti nella condizione di dover rivedere non tanto le finalità del nido o della scuola dell'infanzia, ma sicuramente di dare dei contenuti e degli strumenti diversi da quelli fino al periodo precedente utilizzati. Per cui la prima cosa che abbiamo cercato di fare è stata un confronto con gli insegnanti quasi settimanale, che all'interno del loro contesto educativo potevano in qualche modo elaborare una progettualità precisa. Ogni scuola è diversa per metratura, anche se devo dire che in Toscana, per quanto riguarda gli aspetti strutturali dei nostri asili nido, abbiamo un regolamento, per cui diciamo che non sono gli spazi che ci mancano, anche perché ragioniamo su 5 metri quadri a bambino e quindi siamo nella condizione di poter avere gli spazi necessari per poi a settembre raccogliere tutti. Come Regione Toscana abbiamo avuto anche in questi giorni da parte della direzione regionale un indirizzo che ci dice che riapriremo con tutti i bambini e con i parametri del regolamento 47, poi del successivo 55, con le variazioni per quanto riguarda i titoli di studio. E qui diciamo che delle indicazioni precise noi ce l'abbiamo. Noi sappiamo che riapriremo e garantiremo un'offerta formativa prima del Covid, così come era prima, con i rapporti numerici adulto-bambino, che nella regione toscana sono dell'1-6 fino a 12 mesi, dai 12 a 23 mesi dell'1-7 e sopra 24 mesi il rapporto è 1-10. Per cui, premesso questo, noi ci troviamo nella condizione di progettare e di aver già progettato, perché siamo al 23 di luglio e quindi per il primo di settembre noi dobbiamo avere un'idea di come riapriamo, in primo luogo per dare risposte ai genitori.
noi non possiamo dire al 30 di agosto sì, accettiamo il bambino a tempo lungo, a tempo corto, con il prolungamento d'orario, con tutta una serie, voglio dire, di tipologie anche di servizio che sono differenziate. Per cui intanto il nostro personale sta facendo formazione settimanale, anche due corsi settimanali, proprio per essere sostenuti in dei comportamenti e degli stili comportamentali che dovranno acquisire, perché le regole sono regole, ma diventano stile di comportamento nel momento in cui vengono elaborate, e vengono elaborate in un contesto che ha che aveva delle regole precedenti. Ora devo dire che noi siamo in parte fortunati, perché la nostra metodologia si ispira in parte, per quanto riguarda gli spazi, quindi l'organizzazione dello spazio, sul modello montessoriano. Quindi diciamo che i nostri indicatori di qualità sono l'ambiente e la relazione. Quindi l'ambiente è già strutturato in modo tale da rispettare l'individualità e la personalizzazione dell'intervento educativo attraverso uno spazio che gli propone e gli pone materiali in maniera singola per due bambini, per un massimo un piccolo gruppo di 3 o 4 bambini. Quindi diciamo che già questa impostazione metodologica ci aiuta molto rispetto anche ai temi del contenimento dei bambini all'interno di uno spazio, perché è questo che dovremo fare a settembre, cioè i bambini dovranno stare all'interno, maggiormente all'interno della loro sezione, o in uno spazio esterno strutturato ma per quella sezione, quindi divisi in qualche modo dagli altri gruppi di bambini. È ovvio che all'interno del nido, come della scuola dell'infanzia, le nostre strutture sono organizzate anche in laboratori, sono organizzate in attività che sono esterne al concetto sezione, e lì dovremo, abbiamo già ragionato rispetto a come questi spazi verranno trattati, quindi sanificati. Abbiamo trattato anche il tema dei materiali, perché quando noi parliamo di sanificazione va benissimo per i punti di contatto, ma non va bene per quello che sono i materiali didattici, che non potremmo utilizzare più quelli di prima. Perché faccio un esempio, quei materiali che sono in cartaceo e che comunque devono essere lavati, e devono essere lavati con dei sapori neutri, almeno quando questi materiali vengono presi da altri. E quindi c'è sicuramente, come si diceva prima, un'azione intensa di sanificazione sia degli ambienti ma anche dei materiali. Perché un angolo di gioco simbolico, dove io ho tutta una serie di cose in cui il bambino va, agisce, eccetera, non può essere utilizzato da un altro bambino di un'altra sezione dopo, se tutto questo non viene in qualche modo lavato e sanificato. Per cui anche organizzarsi con i propri materiali, quindi utilizzare lo spazio esterno con i propri materiali, cioè con i materiali di sezione, o utilizzare quello spazio esterno a giorni alterni e non ad ore alterne, questo significa mettere nella condizione di utilizzare anche il personale in maniera, voglio dire, da poter coprire nella giornata tutte le cose che ci sono da fare. Allora, detto questo, sicuramente, secondo me, un punto focale su cui bisogna sicuramente lavorare è sostenere gli insegnanti, i docenti, in questa attività, in questa riapertura sicuramente diversa, e che pone questioni diverse anche dal punto di vista metodologico, quindi sostenerle in una formazione costante. Mi permetto anche di dire che a mio parere forse sarebbe opportuno, questo lo penso da sempre rispetto a tutti quelli che si occupano della cura, quindi che sia della cura dei bambini, che sia degli anziani, io credo che è un personale che comunque andrebbe sostenuto anche con delle figure specializzate e specifiche. Perché guardate, quando i nostri insegnanti sono rientrati per i centri estivi, cioè la paura era tanta, e la paura non permette all'educatore la lucidità e l'oggettività di intrattenere relazioni
sia efficaci con i bambini e tantomeno a volte con i genitori, perché questo è un aspetto fondamentale. Il tranquillizzare i genitori attraverso, per esempio, noi nei campi estivi abbiamo mandato un vademecum ai genitori, perché in realtà tornano a scuola in una dimensione completamente diversa, per cui sicuramente il fatto di aver inviato tutta una serie di indicazioni e attenzioni che comunque dovevano avere nel portare il bambino a scuola, e anche il sapere che a scuola non trovavano più quell'insegnante la mattina che era disponibile quei 10 minuti o 5 minuti a intrattenersi per parlare e per discutere, ma dando alternative a questo, quindi potersi sentire per via telefonica, il poter avere comunque un numero nostro all'interno del comune di un coordinamento che avrebbe risposto alle domande dei genitori e li avrebbe tranquillizzati anche rispetto ad una situazione completamente mutata. Insomma, arrivare a scuola, i bambini veniva presa la temperatura, venivano accompagnati da un adulto ognuna alla loro sezione, magari indicando anche, proprio per l'autonomia sulla quale noi lavoriamo sia nel nido che la materna, magari con dei colori di riferimento, per cui la sezione rossa con tutta una serie di indicazioni per terra dove bambini in autonomia potevano raggiungere la propria sezione, la sezione verde, la sezione gialla, oppure gli spazi esterni, anche questi connotati da una suddivisione o con piante o con materiali di recupero. Addirittura noi vorremmo utilizzare per esempio anche le famose presse di fieno, che in qualche modo delimitano gli spazi, ma che dà un aspetto del tutto naturale prima di mettere, voglio dire, quei distanziamenti che si mettono quando c'è da indicare una situazione di pericolosità. Per cui anche far vivere ai bambini, agli insegnanti, una situazione, tra virgolette, di normalità, dove si possa continuare a lavorare. Sicuramente nel nido noi abbiamo la figura di riferimento, quindi capite quanto la figura di riferimento per quel gruppo di 5 bambini in questo momento e di 6 che sarà dopo, e possa essere importante e significativa. Il fatto che solo quella e quella persona nei momenti importanti della giornata, come il cambio, il pranzo, hanno contatto con quella persona, e dove la relazione con la famiglia è in modo particolare con quella famiglia curata da quell'educatore di nido. Ovviamente questo ce l'abbiamo nel nido, non nella scuola dell'infanzia, anche perché il nostro progetto parte dalla convinzione che laddove abbiamo strutturato fin dalla nascita una fiducia con una persona di riferimento che è significativa e importante per il bambino, gli permette poi di aprirsi verso gli altri con una maggior fiducia in se stesso. Per cui dico che tutta una serie di atteggiamenti e di progettualità educativa, insieme a una collaborazione costante con gli insegnanti, insieme ad un sostegno puntuale e settimanale di formazione per gli insegnanti, insieme alla collaborazione ovviamente in un sistema integrato con tutti gli altri soggetti anche del sistema, quindi noi abbiamo come comune abbiamo 12 nidi che gestiamo per 452 bambini, abbiamo 5 scuole dell'infanzia per 400 bambini, abbiamo però un convenzionamento con altrettanto 8 nidi accreditati, nei quali noi comunque acquistiamo più di 100 posti ogni anno, ma che lavoriamo in team e facciamo una formazione condivisa. Quindi rispetto anche alle problematiche, per esempio una problematica che avremo sicuramente è quella del prolungamento e termino, perché il prolungamento, se noi partiamo dal presupposto che i bambini devono rimanere con il personale loro di sezione e all'interno del gruppo di sezione, dove le linee ci dicono non parliamo di distanziamento, perché è impossibile a dei bambini di nido o a dei bambini di scuola dell'infanzia impedirsi di relazionarsi con il proprio gruppo. Però certo, lavoriamo perché i gruppi non diventano promiscui. Laddove abbiamo un prolungamento, dove fino alle 17:30 il pomeriggio magari ci sono al nido 8-9 bambini che noi gestivamo con un'unica insegnante, questo adesso diventa un problema, perché io ritrovo in quegli 8 2 di una sezione, 3 di un'altra e magari uno di un'altra, e quello mi diventa un momento in cui l'avere un'unica persona può sicuramente essere tutti e tre
i gruppi rapportati in un unico gruppo potrebbe portare una promiscuità. Questo cosa vuol dire? Come possiamo passare questo problema? Molto semplicemente mettendo una persona riferita ad ogni gruppo di bambini, per cui se una sezione ne ha due avrà una maestra per i due, quella che ne ha tre l'avrà per i tre, quella che ne ha uno ce l'avrà per uno. Però sicuramente questo, come dicevate prima, comporterà sicuramente dei costi triplicati e per quanto riguarda il personale, che noi comunque dovremmo mettere e giocarsi nel servizio. La mia unica difficoltà in questo momento, e concludo, è sulla scuola dell'infanzia. Perché se nella scuola dell'infanzia l'input è comunque apriamo per tutti i bambini che ci sono e che hanno fatto domanda, noi nella scuola dell'infanzia, da contratto decentrato nostro, possiamo accogliere non più di 25 bambini, perché poi sappiamo che nella statale si sdoppia su 31, ma si può arrivare fino a 28. Lì il problema è un attimino più complesso, perché le scuole statali, un po' per norma del 75, che è una norma comunque che dà una metratura di un certo tipo, ma poi anche perché nel tempo sono state aumentate magari qualche classe, si è comunque, abbiamo come dicevate prima, bambini con disabilità, quindi uno in caso di gravità, due se c'è un bambino con gravità e non gravità. Quindi lì il ragionamento anche rispetto al metro, prima abbiamo ragionato sul metro statico, poi no, prima abbiamo ragionato sul metro dinamico, poi abbiamo ragionato sul metro statico e comunque poi per finire siamo andati a ragionare su due metri. Magari noi i due metri ce l'abbiamo, ma il problema è che all'interno di questi spazi sono veramente, come diceva la dottoressa Baracchini prima, Lucia, quando diceva devono diventare multitask, perché di fatto qua bisogna mangiare, bisogna dormire e bisogna fare attività. Quindi questo vuol dire, dal punto di vista della sanificazione, dal punto di vista dell'utilizzo al momento del pasto, io adesso sto utilizzando, e chiudo, la monoporzione. Sto utilizzando tutte le monoporzioni anche per le colazioni, anche per le merende e anche la monoporzione per il pranzo, dopo ben 25 anni che non utilizzavamo niente di cartaceo, ma che anche i bambini del nido mangiavano col piatto di porcellana, di vetro, e si servivano da vassoi che venivano messi in tavola, si servivano da soli. Per cui un cambio ci sarà sicuramente, si tratta un po' di fermarsi a riflettere e cercare di trovare, io credo questo lo dovremmo fare in autonomia, nessuno ci potrà dire fino in fondo come dovremmo agire, perché ogni realtà è diversa, ognuno ha un suo progetto e dovremmo trovare una coerenza con questo progetto, tenendo presente quelle che sono le indicazioni generali. Vi ringrazio a tutti. Grazie Mara, perché c'è stato anche uno spaccato proprio specifico, insomma, del resto sei specializzata in questo, sugli aspetti proprio anche pedagogici, no? E quindi la ricostruzione delle attività, ma io mentre parlavi mi veniva in mente, quindi la pasta al sale non gliela possiamo più far fare ai bambini, e il famoso disegno con le dita messe nella pittura che si scambia tra loro, cioè dovremmo ripensare proprio le attività. E poi giustamente, siccome la compartimentazione, l'ho vissuta anche nei servizi sociali, la compartimentazione come si concilia con l'aula multitasking? E quindi il gruppo che rimane questo per la maggiore tracciabilità del rapporto educatore-bambino rispetto anche all'economicità nei prolungamenti, c'è un quesito su questo. Come si pensa di organizzare il prescuola e il postscuola? Sulla mensa, qualcuno mi chiede, possiamo eventualmente utilizzare anche questi PUC? Ma perché no? Possiamo far tutto, però ci verrà sicuramente inondato di indicazioni su sierologico e allontanamento, perché poi è questa, più gente mettiamo e più esposizione a rischio, l'abbiamo già visto in altri servizi. Ovviamente, abbiamo proprio questo, anche dei progetti formativi che tu durante l'anno inserivi. Il problema qua è solo questo, più persone, certo, mettiamo dentro, certo, la scuola, da una parte sono di supporto l'attività dell'insegnante, in realtà sono un elemento di maggior rischio. Questa è la cosa che noi dovremmo mediare tra l'una e l'altra cosa, tra quella che è la sicurezza, esatto, e quella che invece è l'esigenza formativa.
Credo che su questo dovremo lavorarci molto, perché da una parte la materna verrebbe benissimo alla scuola dell'infanzia, noi abbiamo l'inglese, abbiamo la musica, abbiamo la danza, abbiamo però poi tutto questo dal punto di vista della sicurezza vuol dire per i bambini rapportarsi nella giornata non con due insegnanti, ma magari con 10 persone. E con 10 persone che vengono da contesti dove sono stati con altri bambini. Quindi il rischio di questa cosa è altissimo. Esatto, esatto. Bene, allora Patrizia, l'onere e l'onore di riempire con le sue esperienze, che sono numerose su tutta la platea della popolazione scolastica, i pezzetti su cui il comune, a parte che vabbè, ne abbiamo lasciati di pezzetti e soprattutto abbiamo capito che c'è un problema grosso, non soltanto organizzativo, gestionale, ma anche di costi. Però ecco, hai citato Mara la questione dell'handicap, la disabilità. A me questo poi interesserà da approfondire, perché gli educatori che entrano in più sull'assistenza specifica, eccetera. Patrizia, io ti lascerei gli ultimi minuti per chiudere un po' il cerchio sulla partita del dirigente servizio pubblica istruzione di un comune. In questo momento abbiamo sentito il problema delle responsabilità da parte dei dirigenti scolastici. In questo momento che responsabilità ti senti rispetto e oltre a quello che ha detto Mara? Senti Nicoletta, io vorrei fare, se mi permetti, un intervento flash, dicendo di quello che ho sentito. Perché il problema è questo. Io negli ultimi mesi sono stata... ho vissuto un fastidio, un'insofferenza tutte le volte che arrivava qualcosa da leggere e detto ma che mi succede? D'altronde il mio mestiere da tantissimi anni è fatto di roba da leggere o d'altro, no? Perché questo fastidio, questa insofferenza? Beh, me lo so spiegato bene, perché, e voglio anche premettere, probabilmente non era possibile fare diversamente da parte di nessuno, né del livello nazionale né del livello regionale. Io capisco, qui si parla di cose complesse e totalmente diverse, la pubblica istruzione Stato, la parte dei servizi educativi comune, c'è un mondo variegato, ogni comune è diverso, ogni regione, quindi premetto, forse non era possibile fare diverso, ma per me è stato un fastidio, perché la quantità di cose dette, ridette, con tutto rispetto, pedagogia, tutto benissimo, tutto ok, però poi io e ognuno di noi deve tradurre nella propria realtà, perché questo siamo chiamati a fare, perché a questo punto, come dico io, lo chiamo il baco, il Covid è quello, cioè che nessuno ha derogato sulle norme esistenti, perché anche tante sembravano porte aperte, tutto, quantità, ma nessuno ha derogato né sulla sicurezza, né sui regolamenti regionali, né sulle leggi nazionali, nessuno ha derogato su niente. Quindi chiunque di noi si trova a confrontarsi con queste cose deve avere ben presente tutto quello che c'era prima, cosa sono i suoi servizi, quali spazi ha a disposizione, quali risorse, quale personale, e dopo mettere tutto insieme. Bene, a me dispiace perché io devo scappare via, perché c'ho la segretaria che mi sta tassellando del comune, perché ci abbiamo un incontro e io avevo fatto il discorso dell'11 mese, perché io chi volevo sentire, con tutto rispetto dei colleghi, era Felice Monaco, perché il mio braccio di aiuto grande è stato responsabile per la sicurezza e il medico competente, perché io lì ho avuto l'aiuto, perché tutti, certo, io mi leggevo le cose e poi dicevo, cioè organizzare gli spazi, cioè pure il personale, stabilità del personale, però poi uno sa male, sta male, cioè, e tutti i miei, cioè, li ho dovuti costruire di dettaglio, cioè immaginandomi tutto. Quindi un genitore che arriva con un bambino, e su questo aver attivato i centri estivi e anche la parte 1-3 anni, come con tutti i limiti, perché l'abbiamo fatto solo mezza giornata, ancora non c'era il pasto, il sonno, eccetera. Però ha permesso di dettagliare, perché di là c'avevo un responsabile per la sicurezza, mi diceva, signora, ma lei venga, li facevo, venga le stanze, vede, io ho questo, perché mi sono sentita dire anche da qualche, diciamo, collega fantasioso, beh, dobbiamo fare come fanno nei paesi freddi, tenere all'aperto, sì, così muoiono tutti, poi 8 novembre, ma che se ne, cioè,
Io scusate, ma a volte ho proprio, è stato questo, mi sentite animale perché ci ho avuto questa insofferenza. Ripeto e premetto, grazie a chi scrive, grazie a chi in qualche modo ha scritto, anche la Regione Toscana ha scritto non più tardi di ieri l'altro, ben venga, ok, perché in qualche modo fanno da binari, ma sono binari ampi e forse, ripeto, non potevano essere altrimenti per la grande diversità nella quale la partita viene giocata nel quotidiano e rispetto ai parametri che abbiamo, di spazi, risorse o d'altro. Perché ad esempio edilizia leggera, benissimo, ecco un'altra cosa, la parzializzazione delle risorse secondo me non è stata funzionale, perché alla fine non si capisce più né che si deve comprare né dove né quando. Edilizia leggera, beh, io la prima cosa che mi sono immaginato ho detto si deve usare l'aperto, bene, allora belle tettoie, belle, e beh, i miei uffici tecnici mi hanno detto ma che è l'ecoci, poi le tettoie stabili, non stabili, e fare il mondo, e tu ce la fai in 15 giorni, allora io ho dovuto rimettere tutto dentro, va bene? Sui nidi non si sa se si poteva spendere per l'edilizia leggera, nessuno ci ha risposto. L'infanzia, sì, boh, e però a quel punto allora per gli spazi esterni abbiamo comprato giochi, abbiamo comprato altro, però poi siamo riandati nella parte degli arredi, perché sulla quale poi c'è tutto questo mondo che ieri mi sono, non so se mi devo dire, mi sono rasserenata ad altro delle proteste delle ditte che fanno gli arredi delle scuole, però ho detto vabbè, non siamo grulli, no? Probabilmente il mondo è questo, ecco. E vorrei finire qui col dire che, come sempre, in un momento ora ancora più difficile, perché c'è un'emergenza sanitaria in atto, dobbiamo prendere tutto, averlo ben presente, però poi in questo particolare momento rimane una responsabilità dettagliata, perché poi è anche così, perché io lo so io quali, ho le, quali sono gli spazi a disposizione, lo so io quanti bambini ho, lo so io, ma non solo io, tutto il mio staff, il mio gruppo eccetera, e quindi mi dispiace tanto, devo davvero scappare, ma Nicoletta ti chiedo di farmi la sintesi poi di quello che dirà Felice Monaco, perché il mio aiuto è stato proprio responsabile per la sicurezza e il medico competente, e poi ovviamente tutto d'accordo con tutto quello che è stato detto, in modo particolare io mi sono molto rivista con Lorena Corio, si chiama così, vero? E questo sì. Là, così chiudo con una battuta, Poggi Ponzi negli anni del boom economico si è sentito molto, dicevano che era Milano della Valdezza, forse sarà questa sintonia che mi ha fatto bene. Vi ringrazio tutti tanto. Patrizia, grazie tanto del tuo intervento e abbiamo sforato sì di qualche minuto, ma c'era, valeva la pena. E comunque l'intervento viene registrato e quindi se come l'altra volta ci sarà il consenso di tutti, la registrazione sarà disponibile sul canale YouTube di UPEL Welfare, quindi te lo puoi risentire. E Felice poi verrà, mi ha promesso, in Valdelsa per dare un occhio critico e clinico anche a tutti i miei possedimenti, va bene? Quindi faremo un pranzo insieme, Patrizia. A tutti. Ciao, buon proseguimento. Ciao. Ciao, ciao. Felice, a questo punto, come dire, grande attesa sul tuo intervento. Vedi di dare delle pillole di saggezza e non fare la polemica, perché noi non la vogliamo. Noi siamo resilienti, costruttivi e flessibili. No, ma dopo due ore aver sentito, cioè, secondo me c'è un filo comune che lega tutte queste persone. È la totale dedizione al lavoro che fanno, cioè veramente una cosa che è commovente, cioè questo modo di... Le ho scelte ad hoc, le ho scelte apposta, no, voglio tutti dire, la partecipazione diretta, cioè molto spesso si parla di pubblico come di fannulloni, di, cioè, voglio dire, questo è secondo me l'esempio della partecipazione diretta a risolvere i problemi, ad affrontarli e trovare le soluzioni. È molto difficile fare una sintesi dopo due ore, però io credo che in maniera molto programmatica, secondo me, va rimesso tutto, secondo me, in un recinto, in un perimetro. Stiamo parlando di un problema emergenziale di sanità pubblica. Quindi non stiamo parlando di un problema della scuola, cioè stiamo parlando di un problema di sanità pubblica in un momento appunto emergenziale. Prima questione. Secondo, stiamo parlando del mondo della scuola
che è caratterizzato sostanzialmente molto spesso il mondo del lavoro, nel pubblico in particolare, di una popolazione che una esigenza di essere formata, di edifici dove alloggiare queste persone e tutto il sistema delle infrastrutture per poterlo farlo funzionare. Terzo punto, il problema educativo e gestionale. Allora, in questa logica, ha detto bene l'ultima dirigente che è intervenuto, nessuno, siccome è stato tutto fatto e date linee guida sotto l'aspetto appunto dell'emergenza sanitaria, ma lasciando inalterato tutto il mondo regolamentare della scuola, in particolare, siccome parliamo di sicurezza, tutto quello che è la sicurezza in essere in una condizione non di pandemia. Quindi vige oggi tutta la normativa rispetto agli aspetti gestionali, organizzativi e quindi di responsabilità di tutto quello che è pandemia o non pandemia. Allora, se questo è così, questi discorsi di aggiustamenti degli edifici in relazione alle direttive, alle linee guida del Ministero, è chiaro che vanno viste in una logica di operatività reale, fotografandola negli aspetti di gestione e organizzazione. Lo dico meglio. Le aule hanno due decreti che sostanzialmente individuano dimensioni aule con i ragazzi che possono, gli alunni che possono andare. Il decreto 75 è di prevenzione incendi del 92, più con delle modifiche nel tempo, ma insomma sostanzialmente sono gli atti fondanti, ovviamente non per gli asili nido, perché poi gli asili nido hanno delle regioni che hanno delle leggi ad hoc, hanno delle normative ad hoc. In prevenzione incendi ultimamente anche per gli asili nido. Rispetto ad altri parametri. Oggi, se gli spazi sono insufficienti nel metro statico, dinamico, con, senza, ovviamente non ci sarà mai una condizione che tutto ciò che avviene nella scuola in una situazione di emergenza possa essere dentro a una griglia che fa sì che ognuno abbia dei riferimenti puntuali su quello che succederà all'interno del proprio complesso scolastico. Ma ci sarà sicuramente una situazione locale che, con il supporto, come ha detto bene l'ultima che è intervenuta, l'ultima dirigente, col supporto del medico competente e del servizio di prevenzione, siccome è un discorso sostanzialmente aritmetico quello che succede, no, ingegner Monaco, mi sente? Sì, mi si è staccata la connessione. No, in realtà ha una connessione debole, quindi se ne è andata la webcam. Non ho più nulla. Abbiamo sentito allora, un no tragico, ma in realtà sei online. No, vabbè, allora niente, ricomincio. Quindi nel momento in cui si fanno gli adeguamenti, tra virgolette, per attuare le linee guida del Ministero riguardo alla pandemia, stiamo attenti a un passaggio fondamentale, che questo, non essendoci a mia conoscenza deroghe sulla normativa attuale, fare anche dell'edilizia leggera, spostando tra mezzi, destinando attività diverse da quelle di cui alle normative in essere, non è scontato che vada bene. Sicuramente non va bene a livello normativo. Quindi, quando io leggevo stamattina nel mio comune, Gabriele Ventura lo sa benissimo, hanno fatto ieri in commissione consigliare, hanno detto, il mio collega che segue l'edilizia, prendiamo una palestra per fare due aule. Non è automatico, cioè, non è che uno prende due palestre
sto parlando a livello normativo, eh. Non è automatico. Quindi uno dei temi è come ci si pone rispetto a questa, seppur modifica temporale, temporanea, le modifiche del layout di tutti gli atti normati a oggi. Quindi una scuola ha un certificato prevenzione incendi, ha un parere igienico-sanitario, ha un layout definito, il muoversi e modulare diversamente gli spazi e adibirli con un layout diverso, attenzione, perché se poi un ragazzo in una palestra che avete adibito a scuola, vuol dire, può succedere qualche situazione di non parametri, che ne so, igienico-sanitari, voglio dire, io starei, perché dico questo? Non di non farlo, ma farei un passaggio a livello organizzativo, primo con il sistema relazionale della sicurezza, ci sono gli RLS, ci sono i medici, e non solo, anche con gli organi di vigilanza. Perché nel momento in cui lo STSAL viene a fare sopralluogo o un vigile del fuoco, ma non perché lo vuol fare, capisco che sto facendo, come dire, un'analisi puramente arida, ma insomma, voglio dire, mi ha chiamato apposta, credo. Allora, il tema è, attenzione, perché qualcuno per un motivo diverso viene a dice, ma scusate, perché avete adibito una scuola a una palestra a due aule? Perché fate mangiare i bambini nell'aula e non nel refettorio? Perché il refettorio è diventato un'aula? Perché il padiglione della fiera a Bologna è stato dato a... È chiaro che questo dovrebbe come ricaduta fare un passaggio dagli enti di vigilanza e controllo. Poi io, con l'esperienza che ho insomma nel tempo, io non credo che nessuno, se non c'è un indirizzo nazionale, nessuno avvalerà questa differente layout. Perché stiamo attenti, perché è vero che stiamo in una situazione di pandemia dove, secondo me, la prima cosa da fare era congelare le norme e dare autonomia su alcuni principi, che possono essere quelli di cui avete parlato, ai responsabili locali, ai dirigenti locali, ma con sostanzialmente il congelamento delle norme. Cioè non può essere vigente la normativa pregressa con l'obbligo dei dirigenti che devono attuare dei cambiamenti per rispondere a delle linee guida che non c'è possibilità di rispondere se non andando a incidere sulla normativa vigente con responsabilità, come è stato detto da Lucia Baracchini, penali. Ma questo non è grave, avere delle responsabilità penali, secondo me. No, lo dico perché l'ho avuto, ecco perché dico. Non è grave, il problema qual è? È metterci d'accordo su quali temi devo avere, non può essere generale e generico la responsabilità penale. Ed ecco perché sono d'accordo con lei, Lucia Baracchini, quando mi si dice che dovremmo avere più autonomia, le aule multifunzione. Oggi non è possibile. Perché? Perché la normativa è una normativa prescrittiva. Allora, uno dei temi da affrontare, questo l'ho detto anche per l'RSA l'altra volta, o ci mettiamo a creare un movimento dove congeliamo il discorso sicurezza, ma non perché io sono contro la sicurezza, ho vissuto una vita a parlare di sicurezza, ma le leggi dobbiamo farle perché si aprono le scuole, cioè dobbiamo fare perché le scuole siano vive, non perché dobbiamo avere la presunzione che domani deve succedere il responsabile, chi è, deve avere un penale. Cioè, la logica della presunzione sempre di colpevolezza diventa una tragedia in questa nazione. Perché dico questo? Perché adesso tutti plaudono al ponte di Genova. Il ponte di Genova sostanzialmente è stato affidato a un signore. Ha preso i progettisti che voleva, ha preso l'impresa che voleva, ha preso le maestranze che voleva, ha preso quell'autore che voleva, gli ha dato i soldi e ha fatto il ponte. Vabbè,
voglio dire, io per fare una gara di 200.000 euro al comune di Bologna ci ho messo un anno per 200.000 euro. Allora, che voglio dire, non è che il comune di Bologna non è bravo a fare le gare, perché in una logica di norme che non servono per fare le opere pubbliche, ma servono per pensare che tutti i funzionari sono delinquenti, non può essere così che la cosa pubblica possa funzionare. E sulla scuola, adesso facendo il passaggio, è vero, ha detto la dirigente, il sindaco, non so, Lombardo, dice autonomia equivale a responsabilità. Certamente sì, l'autonomia equivale a responsabilità, e quindi l'aspetto di gestione della pandemia deve essere in una logica di gestione di un'emergenza. Nella gestione di emergenza Borrelli fa delle ordinanze e decide su cosa fare direttamente. Questo lo dico perché allora a quel punto vale il principio che siamo in emergenza. Ma non è possibile pensare che un dirigente scolastico faccia e attui delle linee guida modificando tutto quello che è l'organizzazione consolidata della scuola senza che ci sia una sorta, adesso non so se posso usare il termine di paracadute, non so, chiamiamolo come vogliamo. Perché? Perché lo faranno i presidi e i direttori didattici di tutta Italia e i dirigenti del comune, i funzionari, lo faranno, perché sicuramente entreranno a scuola sostanzialmente tutti i bambini d'Italia. Lo fanno però in una logica di puramente iniziativa personale, perché se si mettono con le norme alla mano è ovvio che diventa poi difficile attuare tutto questo. Diventa poi difficile. Concludo, vorrei dire l'ultima cosa. La sicurezza e le politiche formative. Io sono stato anni a discutere nel mio comune su questo passaggio, no? Sicurezza, con le norme di sicurezza che ci sono oggi, la proposta formativa è sempre vincolata. Noi abbiamo una scuola in piena collina, lo sa benissimo Gabriele Ventura, dove mi si dice di fare attività in mezzo a un parco dove ci sono ragazzi degli elementari, dove ci sono alberi, ci sono burroni, ci sono. Allora è chiaro che se io faccio il responsabile della sicurezza, ciò che devo dire a questi signori, attenzione, perché se un bambino si fa male all'interno con la logica prescrittiva, è chiaro che tutto vietato, tutto no, ma quasi buona parte non è possibile farlo. Allora dobbiamo pensare che c'è il rischio, la banalità che dico è questa. Non c'è rischio zero, è una banalità, lo so, però effettivamente non esiste, e continuo a pensare, una griglia dove un dirigente possa avere la risposta su ogni tema che deve affrontare. Non è possibile. Prima ho sentito, ma noi dobbiamo, chi sanifica il bagno? Vabbè, chi sanifica il bagno? Un dirigente scolastico farà una procedura interna e decide chi sanifica il bagno. Non può essere il ministero che dice che sanifica il bagno, secondo me, questo è quello che penso io. Ultima questione a livello operativo, l'ha detto, non mi ricordo chi, io credo che sia fondamentale oggi per cercare di mettere come dire, in linea il processo che state voi gestendo e aggiornare il documento della sicurezza in maniera precisa e puntuale, fare un protocollo di giornata, come è stato detto da qualcuno, non mi ricordo, quel collega che era in autostrada con la gomma bucata, adesso non mi ricordo come si chiama. Sì, Natale Necchi, dirigente dell'Istituto Comprensivo di Settimo. Fare un protocollo, cioè io a Bologna l'avevo fatto, cioè fare per fasce orarie, cioè dal bambino che esce da casa, cosa succede quando arriva a scuola, al cancello della scuola? Cosa succede il prescuola? Chi lo gestisce? Chi è che presidia il prescuola? Poi quindi fare uno schema complessivo finché il bambino non torna a casa. È un lavoro fastidioso e lungo,
però è l'unico modo per avere la certezza rispetto ai percorsi, il trasporto, l'ingresso, la gestione dell'ingresso, chi fa che cosa e il personale dentro. Questo è ovviamente in un protocollo che potrebbe essere all'interno di un documento di valutazione dei rischi, perché se no che parliamo, e alla fine uno sa che in una giornata dentro un plesso scolastico di ognuno di voi che è responsabile succede questo, e c'è qualcuno che voi come dirigenti scolastici avete delegato a fare delle cose. Se si riesce a fare questo, sperando che la pandemia finisca presto, che trovano questo vaccino, si ritorna alla normalità. Ritornare alla normalità non facciamo come poi succede in tutti, finito l'emergenza si ritorna tutti. Io credo che un grosso sforzo dovremmo farlo anche dopo, ed è quello che diceva appunto Lucia Martini. Perché non proviamo a pensare di riflettere bene a oggi con delle statistiche? Cos'è successo con queste norme di sicurezza nelle scuole? Adesso lo dico in maniera... Quale rischio si è evidenziato? Quali sono stati gli infortuni, gli incidenti? Nei 45.000 complessi scolastici? Ma se è vero che ci sono stati 5 persone... 5 bambini che si sono schiacciati un dito, è vero che è importante, però facciamo una riflessione anche sui dati reali della ricaduta dell'applicazione di questo mondo della sicurezza nelle scuole. Questo vale per anche altre attività. Dopodiché, perché no, una riflessione se alcuni come dire, alcuni dettagli normativi stringenti, troppo stringenti, ma stringenti non per gli aspetti gestionali dei dirigenti, stringenti anche per la gestione comunale. Io penso, è stata fatta una legge di prevenzione sugli asili nido, dove prevede in un passaggio normativo che occorre che ci siano gli addetti formati con rischio alto il 30%. Uno che fa una legge così, l'ho detto anche al capo di legge, vuol dire che non sa come funziona l'asilo nido. Che vuol dire il 30%? C'è una dinamicità all'interno del personale degli asili nido, almeno questa è la mia esperienza, che devi formarli tutti. Allora, se devo formarli tutti a rischio alto, che mi costa 200-300 euro, cioè, cosa vuol dire? Vuol dire avere... Ma se questo è necessario, parliamone però. Non facciamo delle norme che sono così stringenti che poi diventa di fatto, come voi sapete benissimo, dove se uno prende, va su internet e dice quante scuole hanno il certificato di prevenzione incendi, quante scuole hanno la valutazione di sicurezza sismica, quante scuole hanno gli impianti a norma, quante scuole... Allora, voglio dire, possiamo individuare quelle tre cose fondamentali per le scuole e facciamo un piano nazionale su queste tre cose e congeliamo tutto e togliamo, perché è bizzarro che il dirigente scolastico gestisce una scuola, fa il piano di sicurezza, individua le misure da attuare, chiede soldi non ci sono, e la responsabilità è del dirigente scolastico. Sembra una cosa che non sta ai piedi, no? E manda i vigili del fuoco, sempre allo stesso stato, a fare vigilanza e a sanzionare il dirigente scolastico e il dirigente del comune. C'è qualcosa che non funziona in questo mondo. Quindi bisogna, questo è l'appello che faccio, ho fatto anche la roba per gli RSA più o meno, è quello di dire, ma possiamo metterci intorno a un tavolo, perché tanto questa pandemia finirà, troveranno sto vaccino. Quindi, dopodiché, non lasciamo perdere e muoviamoci su questo. Concludo con una domanda che mi ha fatto Gabriele Ventura. I DP a oggi sono formalmente rispetto a degli atti normativi. Cioè, nel senso che il DP è DP quando rispetta determinati tipi di prescrizioni e di normative. Ma se sono simili, come ho scritto nel... È chiaro che se sono simili conviene un avallo sicuramente dell'organo di vigilanza locale. Però se c'è a livello nazionale un indirizzo è meglio che sia fatto. Però se a livello nazionale ciò non succede, io credo che a livello locale, se uno, un DP è simile, lo faccio vedere allo SPSAL locale dell'ASL e poi lo adotta.
anche perché lo motiva in relazione all'aspetto pratico di gestione, di organizzazione. Ho finito? Allora, grazie Felice. Chioso sui dispositivi per l'esperienza che ho vissuto con l'RSA. Il dispositivo, in effetti, nel momento in cui non trovavamo le mascherine e recentemente non si trovano più i guanti, è un problema. E quando andremo ad ampliare la platea di coloro che devono usare i dispositivi, spero che avremo per l'epoca le aziende italiane che si sono messe a riconvertire le attività e non dovremo essere di nuovo ostaggio dell'importazione cinese, con tutto il problema dell'equivalenza dei prodotti e con tutto il problema del fermare i prodotti in dogana e con il ricarico abnorme dei costi dei dispositivi. Questo è l'altro tema su cui, però, mi pareva di chiudere in questo senso, oltre a ringraziare tutte le persone che si sono trattenute ben oltre i tempi che avevamo programmato, sia per quello che riguarda i relatori, ma sia soprattutto anche per chi ci sta seguendo. Io vorrei dire questo: noi ci diamo sicuramente la promessa di rivederci, di risentirci, di riaggiornarci. Ci sono una serie di spunti, l'ultimo dei quali mi pare vada a raccogliere da parte di Felice una provocazione. Siccome mi viene da dire così, la butto lì così, ma siccome nel Cura Italia ci furono dettate dall'emergenza una serie di disposizioni di sospensione delle norme proprio in previsione degli acquisti che avremmo dovuto fare, del reclutamento del personale in ambito sanitario, socioassistenziale. Potrebbe essere, lo butto lì come ansia a sto punto, che si fa una proposta di, non dico di deroga alle norme sulla sicurezza, ma di possibilità di far avallare i piani, cioè una norma di ordine generale che dica che si può andare se motivato e se non ci sono alternative, debitamente quindi corredato da, con un organismo che possa corresponsabilizzarsi con il dirigente scolastico, come viene da dire, come stiamo facendo anche con le procedure, i protocolli, dove certe cose le andiamo poi a decidere a livello locale con l'autorità competente, che è in materia di igiene, in materia di sicurezza e quant'altro. Mi sembrerebbe che però una norma generale della serie di quella del Cura Italia, dove si dica per un periodo fino a il vaccino, adesso lo buttiamo lì, i dirigenti possono, debitamente corredati, motivati, autorizzati nella conferenza di servizi a cui partecipano anche gli organi di vigilanza, perché no? Perché se no qui davvero anche l'organo di vigilanza ha la sua prescrizione e quello fa un controllo ispettivo, non c'è mai un controllo in chiave di accreditamento, cioè di miglioramento verso la qualità ragionata, sensata. Io ti dico, mi sporco anch'io le mani, perché ti dico, quello che tu proponi ha buon senso e quindi ti abbasso quello che chiedeva anche la dirigente di Bussarsizio, ti abbasso il livello di responsabilità. Si era fatto anche la proposta appunto nel caso della sanità, quando per l'appunto i medici di Bergamo lavoravano senza le mascherine, ma non perché erano negligenti, ma perché non avevano la disponibilità delle mascherine. Qui occorre una norma alta di questo tipo, perché sennò sono tutti bravi, non voglio dire la frase perché è più che un francesismo, e quindi io chiudo così, va bene, vi ringrazio tanto, spero che chi possa raccogliere, io sicuramente ho raccolto, ma per le sedi di mia competenza sono un po' limitata, perché io commissione welfare non so quanto posso incidere, però Gabriele penso perché no, e proviamo a fare un tentativo anche con chi può in questo momento ragionare in maniera sensata sulla riapertura, perché sennò davvero la soluzione è quella di dire questo non lo posso fare, questo non lo posso fare, e quindi alla faccia del dire ritornano tutti a scuola, non ritornano tutti a scuola, perché se devo metterli con tutte le condizioni di sicurezza davvero rischio io qualcosa di cui chi mi sta dando effettivamente mandato e con responsabilità. Allora, buona giornata a tutto, buon proseguimento. C'è Gabriele che vuole... Ah no, voglio dare un saluto. Vuole dire un'ultima cosa, se raccoglie la mia... Non mi vedevo da un pezzo. Grazie. Una cosa che voglio dare atto a Nicoletta,
è una cosa che si sperimenta altrove. Guardate che sta avvenendo un processo da non sottovalutare sul piano soggettivo che non si era mai visto prima, cioè c'è un processo di attivazione di un'intelligenza multipla e collettiva di gente che si scambia valutazioni, che elabora, che fa, che briga. Ora, sta roba qui bisognerebbe mantenerla in piedi anche quando l'emergenza fosse finita, e va sulla professione, va sulla motivazione, va sulla responsabilità di chi si sente in dovere o comunque impegnato a tenere in piedi la baracca, a far sì che sto mondo stia in piedi e che magari sia un mondo più carino di quello che abbiamo sperimentato fin qui. Ha un corrispettivo istituzionale questa roba qua, lo dico alla Nicoletta, vada bene che c'è un sospeso che anche dura da una vita, che anche la cosiddetta buona scuola non ha neanche sfiorato, che è quello della riforma della governance territoriale del sistema scolastico e poi della riforma degli organi collegiali, no? Perché quando tu parli di chiedere la collaborazione alle diocesi, o io potrei cavarmela dicendo a noi qui va di lusso perché Zuppi l'ha già fatto, l'ha già scritto, l'ha già detto, Zuppi però, perché c'è un'autonomia diocesana anche lì, ma poi l'altro aspetto qual è? I sindaci hanno ottenuto col decreto rilancio poteri commissariali, a parte che penso che sia un po' diverso l'efficacia del potere commissariale di Merola rispetto a quello del comune di Castellano, no? O quello di San Gimignano, ma il problema diventa che non c'è un assetto sufficientemente chiaro su un punto decisivo. Chi cavolo fa la programmazione dell'offerta di servizio scolastico in tutte le regioni? Dovrebbero essere le regioni. Ma non è mica scontato, ti posso dire una cosa, visto che siamo rimasti in pochi, cioè ci sono degli uffici scolastici regionali che non hanno dato attuazione neanche alla circolare ministeriale del 404 del 2018 che diceva in attuazione del 65 fate i tavoli regionali di coordinamento territoriale dello 06, per cui cioè qui siamo in Emilia Romagna, abbiamo una legge 12 del 2003 che è vecchia di 17 anni, che non ha spostato un fischio, che andrebbe rifatta di sana pianta, appropriandosi dei poteri che già una sentenza della Corte Costituzionale aveva dato alle regioni, che noi abbiamo detto no no grazie, facciamo finta di niente. E poi bisognerebbe impostare un sistema di relazioni, cioè fra istituzioni diverse. E questa cosa dovrebbe essere in mano alla regione, poi al sistema delle autonomie locali, perché dire i comuni non vuol dire niente, il comune è quello di Crespellano ed è quello di Roma, cioè ci vogliono delle strutture territoriali omogenee, delle unioni intercomunali, ci vuole un ragionamento che fa il paio, e qui finisco proprio, con quel tema altrettanto irrisolto che è l'assetto delle autonomie scolastiche. Nel senso che in Italia ci sono 8.106 comuni di dimensione variabile, di cui 5.000 con meno di 5.000 abitanti. Cosa vuoi che contino? Conosco una dirigente scolastica in Molise che tratta con 10 sindaci, conta più lei dei 10 sindaci, a parte il casino sulla mensa, i trasporti e quant'altro, perché deve trattare con 10 sindaci. Ma il punto è che ci sono anche 10.000 istituzioni scolastiche, vegliacco se c'è qualcuno che pensa a qualcosa che razionalizzi in modo complementare questo assetto. Non è una cosa che non sta in piedi, cioè, ci vuole una mente che pensi e ci vuole una buona volontà degli interlocutori dentro che si parlino e ottengano e abbiano un obiettivo comune, non a dire chi è il più bello del reame, comando più io, chi tocca, tocca a me, tocca a te. Vai avanti te che non mi scappa da ridere, tutte cose insomma, Gabriele, ascolta, dal primo di agosto diventi un dipendente INPS, direi che in quella qualità potrei fare dell'ottimo volontariato insieme anche al mio carissimo amico che non sono riuscita a chiamare, Massimo Nutini, e che spero facciate del bene fino a che le vostre menti rimangono brillanti. Dopo vi accolgo lì anche Massimo va in pensione a ottobre. Appunto, qui abbiamo un gota di menti che se non le teniamo subito attive, dopo mi entrano in quel processo degenerativo che dopo so bene. Va bene. Lanci, allora, grazie a tutti. Ci è sempre voluto così, gratis e amore dei lanci, ci è sempre voluto così, c'è sempre. Lo so. Siamo votati a cause parallele. Va bene, grazie a tutti. E saranno i nostri relatori a dirci quando.
quando avrà senso incontrarci di nuovo. Ringrazio tutti i presenti, ringrazio tantissimo gli interventi e i numerosissimi appunti, le questioni che sono nate dalle FAQ, dalle domande, cercheremo di capire come trattarle, e sicuramente questo non voleva essere un intervento formativo, ma tavola rotonda e circolo, chiamiamolo brainstorming di intelligenze varie. Speriamo di aver dato un contributo in qualche modo anche a chi ha partecipato come relatore, ne sono certa, oltre a chi ha ascoltato dall'altra parte, che sarebbe sicuramente degno di far parte a sua volta di questo tavolo, perché qui davvero siamo tra pari. Vi ringrazio ancora, vi do l'appuntamento. Per chi va in ferie, buone ferie; per chi va in pensione, buon pensionamento. E grazie tanto a Claudia e come sempre a tutta la segreteria di Uber, che su queste cose ha una delicatezza e un'efficienza che non fa mai una pecca. Arrivederci a tutti.